punticini contro le polemiche, due punticini per chiarirsi le idee. L'Inter ha problemi sparsi qua e là per il campo e per vincere lo scudetto dovrà risolverli in fretta. Dell'anno vaga a destra e sinistra, a piede di talento, ma non è il leader riconosciuto della squadra e allora deve imparare a sveltirsi nei passaggi e sacrificarsi in copertura. Yonke è ancora un diesel, anche se la sua fiondata dopo neppure un quarto d'ora sblocca una partita molto più difficile del previsto. Oggi contava soprattutto vincere, dice l'esperto balistico olandese, e per questo sono soddisfatto. Da quanti metri ho segnato? Da una trentina. Fontolan, preferito a Tramezzani, è fluidificante sinistro di grande fatica e chissà che non diventi un terzino d'attacco di ruolo e prestigio. Scialimov rintuzza Caparbio, Orlando parte bene ma poi sbaglia troppo e l'impressione è di un Inter cui manca per ora l'idea vincente, unita al cambio di passo dal tre quarti in su. Il tempo per crescere comunque c'è, anche perché Bergkamp, che per ora si fa più intuire che applaudire, è campione sicuro e con la sua prevedibile esplosione abbinata a una migliore intesa con lo zelante Schillaci non potrà che segnare e far segnare. A conquistare simpatia a San Siro e dunque soprattutto la Reggiana, sostenuta dai tamburi di 3.000 fedelissimi. Allo storico esordio in Serie A gioca a memoria con quattro difensori in linea, bravo capitan Zanutta, Sgarbossa un po' più avanti e Scienza a pensare e Picasso ovviamente a disegnare. Il pareggio di Padovano, astuto nella girata gol sul centro di Morello con la difesa nerazzurra sbilanciata, premia gli emiliani e il loro coraggio. Gol a San Siro? Importante, i gol sono sempre importanti. Con Ekström? Con Ekström l'intesa è buona, però un ruolo nuovo, quindi la mia intesa dovrà essere anche con i centrocampisti e i difensori, perché all'occorrenza dovrò fare anche il difensore. L'entusiasmo dei ragazzi del milanese Diafori Marchioro, che torna in A dopo 10 anni, diventa spregiudicatezza nella ripresa, ma lo svedesone Ekström, più fisico che tecnica, non riesce a infilare Zenga, pronto a sbarrargli per due volte la strada. Come raggiunto in contropiede l'1-1 reggiano, così, di rimessa, nasce il 2-1 interista, strappato da Schillo Schillaci, con un diagonale maligno scaccia problemi. A Marchioro si chiede che cosa ha detto il guardalinee dopo il gol di Schillaci. Sì. No, ma niente di particolare, gli ho detto un po' più di attenzione e basta. I complimenti di Bagnoli, ed è sempre un rischio quello di giocare bene e perdere, meglio forse giocare male e pareggiare, oppure lei ha una filosofia che prescinde dal risultato a tutti i costi? Io attraverso le mie esperienze dico che è meglio perdere e giocare bene, perché almeno ti rimane qualcosa. Il migliore interista per Capitan Bergomi. Non lo so, non riesco a trovare, penso Scialimov. Bagnoli alla 28ª intervista e si stanca di più dopo la partita o durante? Secondo come è andata la partita. Oggi? Beh, oggi in un certo senso ci sono anche delle note positive. Ma è un Inter da scudetto sì o no? Lei ci crede? L'ho già detto, ritorno a dire, noi abbiamo il 28 di probabilità del 100 di vincere. 29 però, ecco, 29. Allora però abbiamo il 71-72% anche di perderlo, perché ci sono anche le altre che vogliono vincere. A Zeemanlandia c'è chi ha voglia di cantare, chi preferisce tacere e ascoltare. Chi, come Pasquale Casillo, dopo un anno di polemica assenza, ha voglia di chiacchierare con tutti e chi, come al solito, non ha voglia di parlare con nessuno. Ma c'è anche chi si arrabbia se si parla troppo della stessa cosa. Che Inter sarà quella di quest'anno? L'Inter operaia di Manicone e Totò Schillaci, in gol e in evidenza anche a Foggia come a Madrid? O l'Inter dei costosissimi tulipani di importazione, Bergkamp e Jonk, che finora forse hanno fatto più polemiche che altro? Dopo l'esame Zeman, Bagnoli non accetta l'interrogativo, senza sapere che in pressing è pronto Sandro Ciotti. Ma io non voglio toccare quei tasti qua di John, che io ho 20 giocatori, quando ti mando in campo 11, mando in campo 11, basta, chiuso, perché abbiamo già fatto tante chiacchiere questi 15 giorni, perciò è meglio... Ma Bagnoli non vuol parlare delle prestazioni individuali come se non fosse la loro somma a determinare il valore di quella collettiva, e forse avrà anche le sue buone ragioni, ma dei singoli parleremo allora a questo punto noi. Per dire che l'artigiano Manicone allo stato attuale delle cose è sicuramente più utile dei due fuoriclasse olandesi, Jonk e Bergkamp. Il primo perde 4 take su 5, tira in porta da distanza siderali e soprattutto non si offre quasi mai al disimpegno del portatore di palla. Il secondo sarà un fuoriclasse, ma è anche un fuoriruolo,
cioè un tipo che se va bene ti fa vincere la partita e se va male la giochi in 10. E forse proprio per questo nella ripresa con il Foggia appunto in 10, anche l'Inter ha dato l'impressione di essere in 10. E forse farebbe bene a chiedersi se il merito sia stato esclusivamente di Zeman. 11 contro 11 fa 0-0 per 43 minuti che mettono in evidenza l'Inter descritta da Ciotti e il Foggia disegnato da Zeman con le solite geometrie, ma senza il solito compasso, Andrea Seno, infortunato. Anche per questo non è lo stesso Foggia ammirato all'Olimpico, meno accelerazioni sulle fasce, comunque ben presidiate, meno palloni giocabili per la punta centrale del tridente rossonero, Cappellini. Nel complesso si gioca molto e bene a centrocampo, dove si danno da fare da una parte Di Biagio e Stroppa e dall'altra Manicone e Berti. Quando Schillaci conferma una volta di più di essere in forma mondial, Caini e l'arbitro Cesari rompono gli equilibri. Il primo non si accorge di essere l'ultimo uomo, il secondo sostiene di sì con il cartellino rosso. Due minuti dopo Totò colpisce ancora, anzi bene, tanto bene che per Mancini non c'è che da guardare. In avvio di ripresa, Colivano e Nicoli lasciano a riposo negli spogliatoi De Vincenzo e Cappellini. Secondo Bagnoli ci rimane inspiegabilmente anche la voglia di vincere dell'Inter, ma fatto sta che pur con un uomo in meno, il Foggia dimostra una marcia in più, come quella che Zenga sfodera sotto gli occhi di Arrigo Sacchi per andare a togliere dal 7 una magistrale punizione di Stroppa. Il portiere dell'Inter sembra quasi pentito poco dopo quando esce malissimo su Bresciani, ma c'è chi alle spalle ci mette una pezza. Un'altra, secondo il popolo di Zemanlandia, la regala Cesari quando archivia questa caduta di Kolivanov in area con il cartellino della simulazione. Zuccalà ci dirà. C'è invece forse poco da dire sul fallo di Shalimov su Nicoli e il rigore che consente a Di Biagio di pareggiare ad un quarto d'ora dalla fine, ineccepibile quanto la trasformazione dagli 11 metri. Il patron del Foggia, Pasquale Casillo, è tanto contento che al microfono di Franco Strippoli conferma il promesso premio Scudetto. Zeman però non è d'accordo. Abbiamo scherzato, però vedendo la squadra oggi, giocando in 10, una squadra che, vabbè, leader da Scudetto, le due o tre squadre che già sono state indicate come forti, noi non abbiamo fatto brutta figura. Comunque una squadra che preoccuperà parecchie squadre. No, non è che mi sono arrabbiato, io mi sono arrabbiato che penso che la società non ha comunicato niente, sono uscite certe cifre che non stanno né in cielo né in terra. Il nuovo discorso di richiamare l'attenzione su quello che si pubblica bisogna che si prenda da qualche fonte. Anche perché magari non è d'accordo con la cifra, non bastano 100 milioni per lo scudetto. No, anche perché quando se ne è parlato non erano 100 milioni, no, la cifra così buttata non esiste. Inter dunque 2-1 alla Cremonese, un super Schillaci, sentiamo Ennio Vitanza. Partiamo con queste immagini, vedremo l'Inter subito in avanti con lo spunto personale di Manicone, tiro dalla distanza respinto da Turci. Pericolosa la risposta della Cremonese, su cross di Tentoni, De Zotti alza di pochissimo sopra la traversa. Inter in vantaggio però al 18° con un gran gol di Bergkamp che infila di precisione tra palo e portiere. Immobile Turci, 1-0. Poco oltre la mezz'ora, Jonk non sfrutta a dovere l'azione costruita da Bergkamp e Schillaci. Finale di tempo con grande reazione della Cremonese, poco fortunata con Maspero che sbaglia da pochi metri. Poi lo stesso Maspero impegna Zenga in una difficile deviazione in angolo. Episodio che rivediamo. Pareggio della Cremonese al 7° della ripresa, autorete di Festa che tocca una punizione di Maspero, siamo 1-1. Sulla replica immediata dei nerazzurri, buon intervento di Turci su tiro in mischia di Schillaci. Al 18° fa il suo ingresso in campo Sosa, rientrato appena ieri dall'Uruguay, va al posto di Orlando. Al 21° grande assolo di Tentoni, solo in area, palla al piede, il tiro è fuori. Si riporta in avanti l'Inter, deviazione di Berti di testa con palla messa in angolo da Turci. Poco oltre, ancora Berti cerca il gol con un forte diagonale, respinto da Turci con bravura. Al 36° l'Inter va in vantaggio con un gran tiro al volo di Schillaci, 2-1. Allora.
Al 45esimo Schillaci colpisce l'incrocio dei pali a conferma del suo buon periodo di forma. Marco Civoli ha intervistato Simoni. Serata abbastanza elettrica, poi c'è questo brutto infortunio a Nicola Berti, a quanto pare rottura del legamento crociato anteriore ginocchio destro, si parla addirittura di 6 mesi di inattività. Una partita, Simoni, forse nei piedi di Schillaci. Sì, anche nei piedi di Tentoni o di De Zotti, che hanno sbagliato delle occasioni. Direi, mi dispiace per Berti, se lui si è fatto male da solo, perché ha alzato la gamba, non ha preso il pallone, niente, e deve essere stato un tipo di infortunio come Cappioli, quello del Cagliari. No, ma noi direi abbiamo fatto una buona partita, non meritavamo di perdere assolutamente. Abbiamo sofferto un po' l'inizio del primo tempo e poi piano piano siamo venuti fuori bene. E nel secondo tempo, secondo me, meritavamo sicuramente il 2-1. Ecco, nel finale è stato espulso Bergomi per doppia ammonizione, quindi l'Inter ha finito in 9 perché qualche minuto prima era uscito Bergomi, come abbiamo sentito, per un grave infortunio. Vittoria non facile dell'Inter, che ha dovuto lottare tutta la partita per aver ragione di una tenacissima Cremonese. La squadra di Simone, l'abbiamo visto, ha sprecato troppe occasioni, quindi non è andata oltre il 2-1. Cresce l'Inter, ma Nicone risulta indispensabile sia alla manovra che costruisce l'attacco sia come interditore. Migliorato anche Bergkamp, non valutabile invece l'inserimento di Rubens Sosa. Linea a Galeazzi. Flash volanti prima dell'inizio. Presidente Pellegrini, ma quando arriva l'ora dell'Inter? Matteoli e Festa, amici contro. I tifosi venuti da Milano che tifano Cagliari. L'arbitro Beskin, testimonial non criptato. Galeone, cosa ci fa sul prato del Sant'Elia? Panchina miliardaria in attesa di trasferirsi in tribuna. Altri miliardi lasciati in panchina in attesa di trasferirsi in campo. Bagnoli non ne può più e sbotta al microfono di Ottavio Litta. Se io devo rispondere adesso tutto il giorno a quella domanda qua, mi pare troppo poco. Io ho 3 attaccanti, dovevo giostrarmeli e ho deciso di giostrarmeli. Tutto lì. Non sto lì più a dare spiegazioni perché sennò mi sembra troppo ridicolo. Ma chi è Cagliari, l'uomo del giorno? È lui, Bruno Giorgi, emiliano atipico che dovrebbe sorridere di più, ma oggi certamente felice quando ha visto la sua pantera nera superare il ragno nero, fino a quel momento felice per aver tessuto 300 ragnatele in Serie A. A Kentanos, a 100 anni, questo è l'augurio dei tanti estimatori che hai in quest'isola, Walter Zenga. La partita, un fuoco pirotecnico fin dall'annuncio delle formazioni con Dell'Anno rispolverato e Bergkamp in panchina. Sosa affianca Schillaci, il resto è centrocampo folto ma purtroppo orfano della rapidità e dei cambi di ritmo di Nicola Berti. Giorgi sembra cadere nella trappola di Bagnoli e manda in campo 3 marcatori, Napoli, Bellucci e Villa, ma l'olandese volante è in panchina e Napoli si trova solo. Dopo 10 minuti si infortuna e mai sostituzione fu più azzeccata. Entra Moriero e come sua consuetudine scatena sulla fascia estro rapidità e fantasia. Sentiamo Giorgi. È un infortunio e quindi però quel tempo abbiamo visto che bisognava forse usare qualcosa di più e l'abbiamo fatto anche con qualche pericolo, con qualche equilibrio sempre un pochettino precario. L'Inter comunque comanda il gioco e il Cagliari aspetta, forse anche un po' intimidito. L'avversario fa paura, la tranquillità di gioco non è ancora totalmente recuperata e per quel che conta c'è anche la tradizione che vuole i nero-azzurri imbattuti al Sant'Elia da 21 anni. Il gioco è piacevole, divertente, i portieri sono spesso chiamati in causa. Tra i rossoblù giganteggiano Filicano, i marcatori Bellucci e Villa, un ritrovato Oliveira, un estroso Allegri al quale dà sostegno umile e perciò più grande nella sua modestia, capitan Matteoli. I nerazzurri, pur governando il gioco, danno l'impressione di non riuscire ad affondare e il Cagliari, passo dopo passo, comincia a punzecchiare Zenga fino a quando, a pochi spiccioli dall'intervallo, Deli Valdés inventa un sinistro micidiale anche per farsi perdonare un errore clamoroso di pochi attimi prima. Nella ripresa entra l'olandese biondo e per Bisoli, che lo deve prendere in consegna, son dolori. Da Bergkamp transitano i palloni che diventano pericolosi per Fiori. Poi il mediano cagliaritano prende le misure all'avversario e anziché anticiparlo decide di attenderlo riuscendo a limitarne alquanto la pericolosità. Il Cagliari soffre alquanto, corre diversi pericoli ma nelle difficoltà si esalta e controbatte rendendosi a sua volta pericoloso. Finisce con un gran sospiro di sollievo per il portiere Fiori che vede il pallone calciato da Schillaci spegnersi sulla parte alta della traversa. Ed ora al microfono di Ottavio Litta, Festa e Pugetto. Ci hanno impegnato tantissimo, però sicuramente l'Inter non era quella grande squadra che tutti si aspettavano, anche se
Abbiamo fatto vedere qualcosa di buono e qualcosa di meno buono. Penso che sia un buon Cagliari, ancora non è ancora al 100%, però penso che questa squadra sia sulla strada giusta per ritrovare, diciamo, lo spirito dello scorso anno. Lazio-Inter dai mille volti, finisce 0-0, ma complice una marea di errori sarebbe potuto tranquillamente essere un 3-2. L'immediata vigilia è tutta per Giuseppe Signori. Al suo esordio in campionato l'attaccante riceve il classico premio riservato al capocannoniere. Poi la partita, con due formazioni che hanno già un cospicuo debito con le rispettive tifoserie. Bravine in coppa, entrambe arrivano però da un passo falso imprevisto in campionato. Tanti assenti da una parte e dall'altra. L'olandese Dennis Bergkamp gioca praticamente da punta, insieme con il jolly Fontolan. Manicone cerca di far tornare i conti e ogni tanto anche i colleghi di reparto. Shalimov si sacrifica con impegno, ma sarà l'eroe negativo degli ultimi minuti. Il ritmo non è proibitivo, soprattutto nella parte iniziale, e così la squadra di Zoff, sempre osteggiato da una parte della tifoseria, può mostrare un Paul Gascoigne in discreto spolvero. L'inglese, trotterellando da centrocampo in su, offre palloni invitanti ai compagni e ad un certo punto prova ad entrare in porta come fece Sandro Mazzola una trentina di anni fa. Un po' di lucidità in più, insieme ad un tocco di altruismo e ad una discreta preparazione atletica. Il cocktail ben miscelato potrebbe garantire alla Lazio il salto di qualità. Ma si sa, è storia vecchia, e così il primo tempo vola via senza particolari emozioni. La ripresa mette in mostra due formazioni che forse hanno nella testa entrambe di vincere, ma le occasioni, dall'una e dall'altra parte, arrivano solo per errori e superficialità delle difese, tutt'altro che invulnerabili. Centrocampo della Lazio, con Di Matteo in campo e Di Mauro in panchina, non abbina qualità alla quantità. Aaron Winter non è nella migliore giornata e i rifornimenti per Signori e Casiraghi sono così sempre più sporadici. L'Inter, prudente e coperta per più di metà gara, capisce che avvicinarsi dalle parti del portiere Marchegiani non è peccato, e così, volente o nolente, costruisce un paio di occasioni che non faranno passare a Osvaldo Bagnoli una notte serena. Al 26esimo sale sul palco Igor Shalimov, servito da Jonk, tira nel peggiore dei modi mandando alto. Ma, ironia della sorte, 3 minuti dopo c'è l'occasione per il pronto riscatto. Fontolan prega il compagno di spingere il pallone in rete, ma non è proprio giornata di luna buona per il centrocampista dell'Inter. Manca ancora un quarto d'ora, le fatiche di Coppa si fanno sentire e gli ultimi brividi li regalano Jonk da una parte e Casiraghi dall'altra. All'olandese di Milano si oppone con tempismo Marchegiani. Poi Walter Zenga, popolare uomo ragno, cerca il suicidio, ma Casiraghi, per sua fortuna, ha finito la benzina. Finisce 0-0 e al microfono di Fedele La Sorsa si succedono Bagnoli, Marchegiani e Beppe Signori. La prima cosa che ho detto Shalimov negli spogliatoi, perché il ragazzo era un po' così abbattuto, via. Ho detto: l'importante è sbagliarle e trovarsi lì per sbagliarle. Uno che non si trova lì non potrà mai fare né gli errori né i gol, perciò vedrà il momento che tu la butterai dentro e forse noi vinceremo la partita. C'è stato un po' di contestazione a Zoff dalla curva. Questo che cosa può significare in futuro, in prospettiva futura? Non so, io credo e spero non significhi niente. Io mi sento di condannare le contestazioni all'allenatore, mentre invece sono molto più d'accordo, fra virgolette, perché non è proprio un vero accordo, però capisco, ecco, molto di più i fischi per il dispiacere di un pareggio, quando magari la gente sarebbe aspettata una vittoria. Un pareggio che vi sta bene? Ma ci sta bene per come è stata giocata la partita. Forse potevamo fare qualcosa di più nel primo tempo, abbiamo anche avuto delle occasioni per andare in gol, non ci siamo riusciti, però io credo che tutto sommato alla fine è un punto contro un Inter, per cui non è da buttare via. Colpi di testa consecutivi di Battistini e Bergkamp. Episodio importante all'11esimo, intervento di Piovani su Battistini entro l'area, calcio di rigore. Tiro di Bergkamp e gol, siamo 1-0. Per il Piacenza, una sola occasione sul fine del tempo, colpo di testa di Supa, facile parata di Zenga. In apertura di ripresa, scatto di Sosa, palla penalta sulla traversa.
Ferrante in campo al posto di De Viti stenta la deviazione di testa su centro di Papais. Al trentesimo Piacenza in 10 per espulsione di Chiti, vediamo il suo contrasto su Bergkamp che provoca il secondo cartellino giallo e la conseguente espulsione. L'Inter chiude all'attacco, forte diagonale di Bergkamp, grande intervento di Taibi. Il gol del raddoppio al 38esimo, Taibi devia con bravura il tiro di Berca, ma sulla respinta arriva Sosa e mette in rete. Episodio che possiamo rivedere. Da San Siro sentiamo l'intervista di Marco Cicci. Rubens Sosa le ha tentate tutte, se in qualche circostanza è sfuggito a Corradini, nulla ha potuto con il ventenne Cannavaro che lo ha fatto letteralmente dannare. Dal canto suo Ciro Ferrara con una superba prestazione ha riportato sulla terra il marziano Bergkamp, il fuoriclasse dell'Ajax. Nel sostanziale equilibrio fra le parti in causa la differenza avrebbe potuta farla Daniel Fonseca che a tratti ha goduto di maggiore libertà, ma la più clamorosa delle occasioni l'ha sprecata con un doppio incredibile errore. Sulla respinta di Zenga ha addirittura mirato, attenuanti dunque non ne ha. Come non ha attenuanti il tifoso, uno dei 63.000 del San Paolo che prende palla, nasconde e porta a casa. Il Napoli con Fonseca e Buso di punta, Pecchia e Policano di fascia e squadra corta e veloce, ma il pressing è gioco dispendioso, troppo dispendioso, e l'Inter sull'arretramento dei napoletani la produce qualche azione pericolosa. È comunque solo su un retropassaggio di Bia, peraltro bravo, che taglia la tela, corre il rischio maggiore. Bia però ammette onestamente di essere un po' andato di testa nella circostanza. Fonseca replica con il suo sinistro, ma Zenga è sempre lì bene appostato e nemmeno il sinistro maligno di Gambaro, che scuote il palo, sembra impressionarlo più del normale. A tratti il Napoli gioca anche meglio dell'avversario, che si salva con un po' di fortuna, diciamo così. L'apertura improvvisa delle braccia denotano una certa volontarietà nel fallo di mani di Battistini, ma per 30 lance l'arbitro della giornata tutto regolare. L'Inter si conferma ad ogni buon conto squadra molto forte e Bergkamp calciatore di classe, infaticabile suggeritore di Sosa e Shalimov. A tocco vellutato l'olandese e buon tiro, come evidenzia in questa azione fermata dall'arbitro per fallo precedente. Sull'Inter pesano le troppe assenze, a nostro giudizio, e soprattutto il problema non risolto del turnover. Sentiamo che cosa hanno dichiarato al collega Italo Chiune, Bagnoli e Cannavaro, oggi protagonista e osservato speciale da parte del commissario tecnico della Nazionale, Arrigo Sacchi. Bagnoli, regalare uomini come Berti, come Ferri, come Bianchi, anche a una squadra giovane come questo Napoli, un po' terribile però, non è certamente gradevole, no? Sì, questo è un altro discorso, però io dico che era sempre l'Inter che era in campo, perciò forse questo discorso qua non lo prenderei così. No, l'unico discorso vero è proprio quello che questo Napoli qua, quei giovani, tutte queste storie qua, io poi vado a guardare nella squadra del Napoli, vado a vedere chi c'è fuori e dico, mi pare che Napoli non è che sia proprio tutto giovane, mi pare che ci siano dei giocatori di qualità, perché quando una squadra alterna, Fonseca, Policano, Carlo Corradini e via di seguito, poi oggi c'era fuori un certo Corini, c'era fuori Francini, Di Cagno, e io dico, questi è gente che ha fatto i suoi campionati e che io direi di fare i complimenti a chi ha saputo fare una rosa del genere in economia, risparmiando e forse anche prendendo dei soldi. Annullato Sosa, l'ha detto anche Bagnoli, è stato come avere così un arco senza punte. Infatti il mister aveva detto di fare attenzione a questi due centravanti, sia Sosa che Berca, e io e Ferrara abbiamo cercato di limitare i danni di questi due attaccanti. Ma lei se lo aspettava di essere così nell'occhio del ciclone dopo quattro giornate, essere fra i giocatori forse più apprezzati e applauditi del Napoli? No, non me l'aspettavo, anche perché fino a un anno fa giocavo in primavera questo. Anche Inter e Torino hanno osservato il minuto di raccoglimento in memoria di Paolo Mantovani, presidente della Sampdoria, e dalle tribune un lungo applauso. La prima azione vera è granata, capita sui piedi di Silenzi, ben lanciato, il centravanti riesce a disorientare Tramezzani, ma la conclusione a cercare il palo più lontano è imprecisa.
La replica dell'Inter è immediata, promotore Rubens Sosa che perde il tempo cercando il tiro di sinistro, deve battere di destro invece e Galli gli chiude lo specchio salvando la propria porta. Un inizio promettente quindi con due azioni da gol in soli 11 minuti. Al 17esimo Fontolanda alla sinistra trova lo spazio per centrare, Chalimov in corsa manda a lato dando l'illusione del gol. È un periodo favorevole all'Inter quello a cavallo del 20esimo minuto, da un calcio d'angolo nasce un nuovo pericolo per Galli chiamato da Tramezzani ad una deviazione volante. Il Torino si fa vedere al 26esimo, Zenga comunque è bravo a precedere Silenzi sul cross teso di Aguilera. Il tempo si chiude con una palla gol per l'Inter che con Bergkamp può andare alla conclusione da posizione favorevole. Ma l'olandese trova ancora Galli prontissimo ad opporsi in calcio d'angolo. Rivediamo. E con le immagini passiamo al secondo tempo. Silenzi cerca gloria sulla sinistra, il quinto minuto circondato riesce comunque a pescare Aguilera che mette al centro. Palla lunga per Venturin ma arriva Francescoli che sbaglia il controllo e di conseguenza la conclusione. Al 14esimo Bagnoli richiama Bianchi leggermente affaticato e presenta Dell'Anno. 4 minuti dopo buco di Annoni che favorisce Sosa. Su di lui recupera l'ottimo Fusi che sbroglia la situazione. L'Inter prova a spingere, bella azione di Dell'Anno che va via sulla destra, servizio per Sosa che di prima fa proseguire Bergkamp, mira imprecisa. Non passano due minuti che l'Inter si fa ancora viva dalle parti di Galli, alla fine il tiro è di Tramezzani con palla sul fondo. Al 22esimo, seconda sostituzione per l'Inter, entra Massimo Paganin che rileva Fontolan e alla mezz'ora anche Mondonico provvede ad un cambio, esce Aguilera ed entra Osio. Allo scadere c'è un fallo di mano di Mussi che Amendolia giudica involontario, ma certo le proteste degli interisti sono decise, anche se non ci sono isterismi per fortuna. Ed ora possiamo tornare in studio per un... Un'emozione grandissima, ancora adesso sembra ancora di essere là sotto, però sono dovuto scappare di corsa perché... Francesco Dell'Anno, uno degli 8 ex proposti dalla sfida del Friuli. Una storia calcistica più volte intrecciatasi in passato, quella tra Udinese ed Inter, ma bruscamente conclusasi quest'estate proprio col mancato scambio Chalimov Dell'Anno. Guarda caso, nessuno dei due oggi ha giocato. Al primo Bagnoli ha offerto la tribuna, mentre a consolare il secondo ci han pensato le coccole di una tifoseria che spera ancora in un miracolo. In campo quindi ci vanno gli olandesi, alle loro spalle gioca Fontolan, davanti ci penserà invece Sosa, tornato match winner per una vittoria interista a Udine che mancava da 13 anni. Fedele risponde affidando a Biagioni il ruolo di rifinitore dietro le punte Carnevale e Branca, assieme a Statuto dovranno pensarci poi gli stranieri Sensini e Kosminski a spingere in avanti una squadra che giunge da 3 risultati utili consecutivi. Il prato è bello solo se visto da lontano, in realtà si pattina con equilibri a volte precari. Ne esce ugualmente una gara vivace, divertente. Carnevale e Branca sono eccezionali per generosità, eppure Zenga lavora poco. Non risente, invece, dell'umidità il suo sosia. Caniato si scalda con i bolidi di Jonk e le conclusioni di Sosa. Ma il vero motorino nerazzurro resta Manicone, uomo d'ordine in una metà campo estemporanea. È suo il delizioso invito per l'uruguaiano. I tacchetti tengono sull'erba viscida ed il sinistro che ne esce è stupendo. Inarrivabile, stavolta, per Caniato. Ma come avrà fatto? Urla Desideri. 4 minuti alla pausa, per l'Udinese è la prima mazzata di un pomeriggio nato male. La seconda giunge al ritorno in campo, 100 secondi di gioco e per Stafoggia la spallata di Montalbano vale un cartellino rosso. La squadra di Fedele ha la reazione del leone ferito e l'Inter ci mette un po' prima di raffreddare la gara. Dalle parti di Zenga succede un po' di tutto. Branca al momento chiede anche il rigore, infiammando la platea. Più tardi negli spogliatoi dirà però che... No, io penso che non ci fosse l'estremo per il calcio di rigore, che molto sinceramente. L'Inter sembra poter giocare al gatto col topo, in superiorità numerica con i suoi contropiedisti, la goleada appare dietro l'angolo, ma l'ennesimo ex è in vena di prodezze. Nulla da fare per i vari Sosa, Jonk, Fontolan e Bergkamp.
L'Udinese ha giocato con cuore, ha giocato una grossa partita. Purtroppo siamo rimasti in 10 e giocare 10 contro 11 contro una squadra come l'Inter, insomma, è difficile, è duro. Adriano Fedele, prima sconfitta della sua gestione, dirà poi che l'1-0 finale non fotografa bene il match. Di questa Inter, invece, Osvaldo Bagnoli è proprio soddisfatto. Io forse avrò il difetto di ritornare su certe cose che dico e che poi le vado a ripetere e le tiro ancora in ballo, perché quando io penso di aver ragione continuo, anche se dopo loro mi danno torto, ma fa niente, il mio carattere è quello, non sono capace di cambiare. Ed è soddisfatto dell'Inter di oggi? Ma io oggi ho visto un primo tempo, penso uno dei più bei primi tempi che l'Inter ha fatto, e poi ritorno a dire il Sosa ha fatto un gran gol, però penso che anche oggi ci siamo presentati davanti al portiere 3-4 volte e il portiere loro ha fatto 3-4 parate. La prima incursione è dell'Inter, non sono passati 4 minuti che Manicone su rapido capovolgimento di fronte lascia partire la botta. Un minuto dopo calcio di punizione di Sosa e Battistini tenta la deviazione, pressato com'è Bucci non corre pericoli. Al decimo Tramezzani a bordo campo per un guaio ad un polso lascia sguarnita la sua zona. Fontolan è costretto ad arretrare per coprire e dà modo a Grun di approfittare del generoso corridoio. E guardate che cosa accade, al termine di una manovra cominciata a sinistra, Zola si accorge dell'incursione di Grun e lo serve. Sventola micidiale e Zenga non vede neppure il pallone. 1-0 per il Parma. Rivediamo il servizio prezioso di Zola, una vera intuizione e il tiro forte e preciso di Grun che non lascia scampo a Zenga. Soltanto un minuto dopo Tramezzani lascia il posto a Massimo Paganin. La reazione interista è decisa, forse non molto nitida, ma la voglia di raggiungere il pareggio è fortissima. Non è preciso Battistini al quarto d'ora. È un falco invece Ruben Sosa che sul filo del fuorigioco approfitta dell'uscita avventata del portiere parmense Bucci per confezionare l'1-1. Ben arrivo prima è aiutato dalla traversa, poi però non può impedire il tocco decisivo a Ruben Sosa che consente così all'Inter di ottenere il pareggio al 17°. Un pari meritato dalla squadra di Bagnoli, certo attiva, determinata, brava a smaltire lo shock del vantaggio di Grun. Il collettivo di Scala è sempre piacevole da vedere, gustatevi questa agile manovra conclusa da Benarrivo, ma è chiaro che le assenze di Crippa e soprattutto di Aspriglia sono difficili da sopportare ai fini della finalizzazione, affidata a Melli e a Di Chiara per un ritorno all'antico. Intanto avete visto una deviazione imprecisa, eccola, di Benarrivo, sempre lui. Al 33°, un episodio che potrebbe dare una svolta all'incontro. Bergomi, già ammonito, commette un fallo ingenuo, imperdonabile per un professionista della sua levatura. Collina lo ammonisce di nuovo e per lui si aprono le porte degli spogliatoi. Inter in 10 uomini. Ma nel momento più difficile emerge il fuoriclasse. Ruben Sosa inventa il raddoppio con una punizione micidiale. Dalla ripetizione si può meglio apprezzare la rara precisione del tiro dell'attaccante uruguaggio e con la gioia di Sosa si chiude il racconto del primo tempo. Ripresa, aumenta la pioggia, non cala il ritmo della sfida. Al decimo Jonk lancia bene Sosa che stavolta indugia e consente ad Apolloni il provvidenziale recupero. È la serata di Sosa questa, eccolo esibirsi in un sinistro maligno dalla bandierina. E a proposito di prodezze balistiche, ecco un pallonetto di Antonio Paganin dalla lunga distanza che per poco non frutta la terza rete. Bucci si salva con uno scatto ma anche con l'aiuto della traversa. Al 20° l'Inter segna ancora, è sempre Ruben Sosa l'autore del gol con un tiro su punizione simile a quello che ha fruttato il raddoppio nerazzurro. Dalla ripetizione rallentata e dallo stop immagine ben si vede il pallone varcare la linea bianca. Il Meazza è tutto in piedi a tributare il giusto riconoscimento al piccolo genio con la maglia numero 11. Ma per la serie le emozioni non finiscono mai, ecco il gran gol di Minotti che accorcia le distanze portando il Parma ad un passo dal pareggio. Pareggio che potrebbe arrivare al 35° quando una deviazione di Melli costringe Zenga a ribattere distinto. Torniamo. Nel calcio si sa, contano soprattutto i piedi
E nel derby numero 219 le estremità rossonere si dimostrano più educate di quelle interiste. Finché il punteggio è 0-0, la linea difensiva di Bagnoli, da sinistra Angelo Orlando, Paganin 1, Battistini, Bergomi e Paganin 2, funziona a dovere, limitando, dopo gli spaventi iniziali, Laudrup e Donadoni nei corridoi esterni e Simone e Papen in mezzo. Ma quando sul corner di Donadoni Cristian Panucci svetta come soleva fare nel Genoa e con l'Under 21, i problemi di qualità nerazzurri nel far gioco, soprattutto sulle fasce, emergono chiari. L'Inter infatti migliora a centrocampo, favorita anche dall'uscita per infortunio di Boban, sospetta lesione del menisco, grosso guaio per Capello, sostituito nel ruolo da Donadoni e numericamente da Alessandro Orlando. Ma Rubens Sosa è soffocato dalla morsa Filippo Galli-Baresi, episodica questa rovesciata, e Bergkamp e Fontolan, poco aiutati, devono arretrare molto, troppo, per entrare lucidi in area. Per questo, a inizio ripresa, sono Albertini, Donadoni e Laudrup, Narciso ma guizzante, a lanciare Papin verso Zenga. E l'anticipo del raddoppio rossonero, che conferma le più recenti improvvise amnesie della retroguardia interista. 7 gol al passivo in una settimana. Sul lancio di Panucci, Battistini accompagna Papin, che segna il quarto gol campionato e ringrazia. Ma i derby, è noto, sono come le partite di tennis. Guai a illudersi anche con 2-7 di vantaggio e 5-0 al terzo. Filippo Galli aggancia Fontolan e Baldassa assegna il rigore che Bergkamp trasforma. Filippo Galli è una delle persone più serie nel mondo del calcio per quanto riguarda i giocatori. Da quanto tempo non giocava? Oggi ha giocato benissimo. Beh, ti ringrazio. Che non giocavo era, credo, un anno e mezzo in campionato, una partita intera. Una paura che avevi nel derby? Beh, la paura chiaramente di commettere qualche errore. Un errore l'ho commesso, quello del rigore, ci è andata bene. Bergkamp lui è contento per la prima rete nel derby, seppur dal dischetto, ma è dispiaciuto di aver perso sotto gli occhi di Van Basten, che da avversario lo osservava in tribuna. Sull'1-2 l'Inter rinasce, nello spirito almeno, e anche Rubens Sosa insidia Sebastiano Rossi. Poi Albertini, così come nel primo tempo Manicone, chiede a sua volta il rigore, trattenuta di Jonk, ma l'arbitro non è d'accordo. E il miracolo del pareggio interista all'improvviso sembra apparire all'orizzonte, come sottolinea nel suo commento Sandro Ciotti. Il Milan ha vinto con merito, ma l'Inter deve battersi il petto per un paio di episodi topici che hanno avuto un ruolo importante nel determinare il risultato, e cioè il grottesco malinteso tra Zenga e Battistini che ha consentito al bravissimo Papin di firmare il raddoppio rossonero secondo il più classico mia tua sua, e il grottesco errore di tocco di Jonk al 37esimo della ripresa che ha impedito all'Inter di approdare a un 2-2 che a quel punto sembrava fatto. Jonk è un personaggio simpatico, ma fa parte di quella categoria di giocatori sui quali incombe l'etichetta maligna di bravi ma lenti, giocatori cioè dotati di piedi buoni ma frenati da scarsa velocità fisica. Di solito i primi fanno dimenticare alla seconda, ma quando anche i primi tradiscono è il caso di considerare la possibilità di rivedere e correggere quell'etichetta. Il derby ha anche tante facce e sofferenze in campo e sulle gradinate, e per la statistica l'Inter non batte il Milan da 3 anni, e quando per la schedina gioca in casa addirittura da 7, e a San Siro non perdeva da 18 mesi. Ma Bagnoli, come spiega al microfono di Simona Ventura, è ottimista lo stesso. L'Inter ha giocato bene, però purtroppo contano i punti. Ma io l'ho già detto anch'io, non ho detto proprio questa frase qua, ma il senso era quello, cioè noi ci rimane la consolazione di aver fatto una buona gara, ma però alla lunga è sempre meglio giocare male e vincere che giocare bene e perdere. Partita sentita in maniera particolare, poi in questo momento per noi era necessario quasi vincere per poter allontanare qualsiasi sospetto di crisi. I rigori continuano a non arrivare, addirittura da febbraio, e forse ce n'era uno oggi. Beh, parleranno le immagini, inutile commentare cose non concesse. Meglio Papin oggi? Sì, come sempre, sempre fa gol dal derby. Diciamo che il prossimo derby deve stare, fermo in casa, tranquillo. Questi uruguayani ti aspettavi di più oggi? Sì, siamo un po' parlato ieri alla Gazzetta. Abbiamo detto di non fare gol. Io avevo detto dove, di scusa, sì. Ieri? Ah, alla Gazzetta. Io avevo detto di sì, ho vinto io. Scommessa consiste in che cosa? Una cena? Niente, altre forse andiamo a mangiare insieme, non ci sono problemi. Quando? Quando vuoi lui. Va benissimo. Paga lui che ha vinto, Sicuramente pago io. Il
Genoa, tonificato dalla vittoria esterna di Udine, trova spirito e assetto tattico giusto per imbrigliare e battere l'Inter di Bagnoli, mortificandone un po' le ambizioni. Un'Inter schierata con due punte, Schillaci e Sosa, Bergkamp in appoggio e Dell'Anno a tentare di mostrare fantasia ispiratrice. Il centravanti nerazzurro però risente un po' di questa impostazione a trazione anteriore, anche perché Maselli schiera un Genoa inedito, ben protetto in difesa da un centrocampo accorto, con coperture attente sulle fasce laterali. Equilibrato soprattutto da Johnny Van Schip, centravanti di manovra un po' alla Ede Guti, se vogliamo, che razionalizza i rifornimenti per Scuravi, che fa impazzire Bergomi, e per gli inserimenti, soprattutto di Ruotolo. Il Genoa quindi riesce a concludere di più, anche se Onorati, cui toccano le occasioni migliori, trova uno Zenga attento e concentrato. L'Inter non riesce ad andare oltre qualche calcio di punizione, ma si vede subito che Rubens Sosa non è in giornata. Nella ripresa il tema tattico della partita sostanzialmente non cambia. La grinta e il pressing del Genoa impediscono all'Inter di ragionare. Prova e riprova, lo schema di Scuravi a far da torre per chi è pronto a battere a rete ha successo. Tocca a Gennarino Ruotolo trovare l'inserimento e la botta giusti. Stavolta Zenga non può farci davvero nulla. A questo punto si attende la reazione dell'Inter, che tuttavia è decisamente flebile. Ed è anzi il Genoa che continua a trovare varchi e occasioni. I nerazzurri aumentano il ritmo nell'ultimo quarto d'ora, quando il Genoa si chiude forse un po' troppo, ma non si va oltre qualche mischia da carambola e una lunga serie di calci d'angolo. Negli spogliatoi si presentano soltanto Bagnoli e Maselli. A qualche rammarico per come ha schierato la squadra, alla vigilia si era parlato molto, no, di Inter, diciamo, più a trazione anteriore, con Schillaci e Sosa e Bergkamp dietro. Niente, ormai noi abbiamo dei ruoli sopra, come si può dire, il soprannumero, via, chiamiamolo, no? È venuto disponibile Schillaci e dobbiamo verificare se si può giocare con due punte con Bergkamp dietro o se questo è difficile, se la squadra ha difficoltà a sopportarlo. Maselli, dopo Udine, nuovo slogan, Genoa 2 la vittoria. Probabilmente non è d'accordo. No, cioè, oggi eravamo costretti a far certe... Oggi probabilmente non si poteva sbagliare formazione perché eravamo in 12 e quindi quelli che sono andati in campo hanno fatto una grossa gara sotto, secondo me, certi aspetti che noi dobbiamo proprio memorizzare, questi sì, che noi non possiamo competere con tante squadre sotto l'aspetto tecnico, però dobbiamo competere su quelle che sono la volontà, la grinta, la voglia di far bene. È presuntuoso dire che lei ha dato una lezione di calcio oggi al suo vecchio maestro Bagnoli? L'ha già detto lei, è già presuntuoso, quindi già parlarne è presuntuoso. Già al 12° per questo intervento su Bergkamp. L'arbitro Cesari, sempre abbronzato ma con i capelli corti per accontentare Casarin, non concede sconti. Eccolo estrarre il cartellino giallo per punire Fontolan, colpevole di simulazione. Due minuti dopo Manicone zoppicante lascia il posto a Schillaci, che diventa seconda punta accanto a Sosa. L'Inter stenta a trovare il nuovo equilibrio e la Juventus si fa vedere con Müller. È il 19° minuto. Due minuti dopo è la volta di Dino Baggio che va alla conclusione. La Juve pare conquistare il sopravvento a centrocampo, dove l'Inter è spesso imprecisa. Guardate, Schillaci perde il pallone, scatta il contropiede bianconero che porta al tiro il solito Müller. Siamo al 23°. Al 34° punizione per l'Inter, posizione ideale per Sosa, pensi, e infatti giunge puntuale la sua invenzione. Godetevi il sinistro magico di Sosa e osservate anche l'incredulità di Peruzzi. 1-0 per l'Inter, che dal gol trae nuovo coraggio, nuovo vigore, più chiarezza nelle idee. La Juve a centrocampo non delude, semmai i problemi sono in attacco, dove quasi mai Ravanelli e Müller hanno la meglio sui difensori nerazzurri. Eh sì, ci vorrebbe il miglior Vialli. Dalla parte opposta invece Sosa, in grande spolvero, mette i brividi. Torricelli è costretto al fallo da ammonizione per fermarlo. I bianconeri, vista l'impossibilità di entrare in area, ci provano da fuori. Bel destro di Köhler, con mira però imprecisa. Il secondo tempo si apre con un tentativo di Dino Baggio, favorito da un velo di Roberto Baggio. Ben più consistenti continuano ad essere gli attaccanti interisti. Guardate la coppia Sosa-Jonk come giunge vicina al raddoppio.
Ci vorrebbe Vialli nella Juve, eccolo alzarsi dalla panchina e la sola visione illumina i bianconeri che ottengono il pareggio all'11esimo. Da Roberto Baggio a Di Livio, cross, leggerezza di Paganin e Orlando e il puntuale castigo di Roberto Baggio per l'1-1. Rivediamo la sua botta che non lascia scampo a Zenga. E Vialli torna in panchina mentre Marocchi comincia il riscaldamento. Anche perché per fermare un'incursione di Sosa, Conte, evidentemente considerato ultimo uomo, viene espulso da Cesari. Dunque Juve in 10 uomini, protesa alla difesa del pareggio. E Trapattoni, per dare maggiore spessore dietro, fa entrare Marocchi al posto di Roberto Baggio. Al 33esimo la Juve mette in ginocchio l'Inter, da Di Livio a Dino Baggio a Möller che infila Zenga. È una sorpresa, lo confessiamo, non credevamo ad un simile epilogo. Rivediamo la rete di Möller al suo ottavo centro. Ma non è finita, allo scadere giunge il pareggio interista. È a rigore questo intervento di Torricelli su Bergkamp. Sosa firma il 2-2. Per l'Inter la trasferta di Lecce era agevole sulla carta, ma dal punto di vista psicologico nascondeva mille insidie. Era indubbiamente un Inter d'emergenza quella che si esibiva in Puglia, ma quale sarebbe stata la reazione del popolo nerazzurro se l'Inter non avesse conquistato i due punti contro l'ultima in classifica? Il Lecce, ben impostato dall'ex Marchesi nella fascia centrale, pressando, lottando con ardore, ha messo in difficoltà l'avversario privo di un incontrista come Manicone. Il 19enne esordiente Rossi, libero Battistini, riportato al suo antico ruolo di centrocampista, due rifinitori come Dell'Anno e Shalimov, non garantivano sufficiente filtro. Bagnoli considera queste disquisizioni molto sottili, a lui interessava soltanto vincere. Non era facile venire qua e dire devo andare a Lecce a vincere e vincere, perciò con tutto rispetto per tutto quello che può dire la critica, io questa vittoria qua dico che ha ha tanti meriti. Il Lecce dopo tre minuti ha dovuto rivedere l'assetto tattico, Verga si è fatto male. La squadra pugliese ha confezionato proiezioni efficaci, ma su un infortunio difensivo ha dovuto subire la rete di Bergkamp. Un gol troppo facile da realizzare per il fuoriclasse olandese, che però si è visto pochino. Nella ripresa Bagnoli ha evidentemente chiesto a Dell'Anno e Shalimov maggiore predisposizione al sacrificio agonistico. Specie Dell'Anno si è impegnato in un lavoro oscuro, ricevendo i complimenti del capitano Bergomi. Io devo fare un plauso a Dell'Anno perché si sta sacrificando. Anche oggi con Gerson l'ha marcato, l'ha contrastato e ha corso tantissimo. A lui che è un giocatore che è sempre abituato a giocare dietro le punte, ecco. Il Lecce, che ha qualcosa da ridire per questo intervento di Dell'Anno su Gerson, ha accentuato la spinta offensiva lasciando ampi spazi agli avversari. A 7 minuti dalla fine Shalimov è tornato ad essere lo zar ammirato 2 stagioni or sono a Foggia. Un gran tiro di destro che ha sorpreso Gatta. Partita archiviata e pensiero rivolto al Norwich e alla Sampdoria? No, perché l'Inter ha trovato il tempo per segnare un'altra rete, firmata ancora dal russo. Difficile dire se la palla ha varcato o meno la linea di porta. L'arbitro, su segnalazione del suo collaboratore, ha concesso la rete. Inutile il gol di Notari Stefano. L'allenatore Marchesi ha rimediato la terza sconfitta della sua gestione. Fino a quando abbiamo subito il secondo gol, pensavamo sempre di poterla rimediare. E c'è stato qualche infortunio sia sul primo sia sul secondo gol. La squadra ha giocato bene e pensavamo di ottenere un risultato positivo. Al di là dell'infortunio di Verga che ci ha scombussolato un po' subito i piani in partenza. Adesso 2 partite di grosso livello, Norwich e Sampdoria. Sì, Norwich, anche se abbiamo vinto 1-0 là, in casa loro è una partita difficile perché loro hanno fatto i migliori risultati, li hanno fatti fuori casa. Vengono da un pareggio esaltante a Manchester contro United, quindi dovremo stare molto attenti. E poi domenica la Sampdoria. Contro la Sampdoria, se vogliamo rincorrere quelle che ci stanno davanti, dobbiamo assolutamente fare risultato. Ruud Gullit, maggio 1993, terzo scudetto col Milan, ma se ne andrà o non se ne andrà? Non lo so, la mia sensazione dice di sì. L'olandese torna nello stadio dei suoi trionfi in una giornata nera per il Milan e per i suoi parenti più o meno stretti.
e non soltanto a causa del risultato di Tokyo. La Sampdoria infatti rimedia tre scoppole e Gullit, che non aveva mai perso con l'Inter, scopre che c'è sempre una prima volta. In fondo alla squadra di Bagnoli basta poco per fare il salto di qualità. Qualche ingegnere in meno e un operaio in più, Manicone. Sono sufficienti Shalimov e Fontolan ai suoi fianchi, Antonio Paganin e Orlando sulle fasce per consentire ai nerazzurri il controllo della situazione. La Sampdoria, orfana di Mancini, fatica a mettersi in carreggiata e il gioco è fatto. La giornata dell'Inter dei podisti viene sublimata da giocatori come Davide Fontolan, cui Sandro Ciotti dedica un madrigale. Parliamo tanto di Fontolan. Se si chiamasse Fontolan ne potrebbe essere facilmente scambiato per un giocatore olandese, visto che proprio come i migliori nipotini di Cruyff sposa tecnica, fantasia e determinazione agonistica a temperamento. Piace oltre al calciatore anche il personaggio, che è disinvolto senza essere guascone, determinato senza essere cocciuto e ovviamente orgoglioso ma senza compiacimenti. I critici più sapienti dicono che è proprio il tipo di giocatore che piace a Bagnoli. Ma in effetti questo olandese di Carbagnate milanese, che sa giocare a calcio, piace a tutti quelli che di calcio sanno qualcosa. Adesso mettetevi nei panni degli uomini di Eriksson, che non avendo letto i giornali né acceso la televisione negli ultimi 2 o 3 anni, non possono sapere che sui calci piazzati Battistini va a cercare il gol. E così, trovatisi sotto dopo 3 minuti, i blucerchiati sono naufragati nonostante qualche tentativo di Gullit e i rilanci di Evani. Mai regalare spazi all'Inter, squadra micidiale nel contropiede, specie se la difesa pasticcia. Mai regalarle spazi, anche se quello spiritaccio di Sosa è evanescente e gli riescono solo le boccacce. Se ne accorge Pagliuca, che tuffandosi batte la testa su uno scoglio. E però Sosa dovrebbe cambiare le pastiglie ai freni. Bergkamp è delizioso in qualche circostanza. Episodi? Tanti. È una partita intensa. Qualche volta si tratta di azioni molto discusse. Sul gol del 2-0, autorete di Jugovic, in realtà i blucerchiati hanno qualcosa da ridire. Ma la frittata è fatta e per la Sampdoria la partita è finita. Sino a questo punto sembra una squadra di cartone. La verità è che gli uomini di Eriksson, almeno a San Siro, non sono sembrati maturi per un'avventura ad alta quota. Effettuano giocate pregevoli, ma poi si perdono in bicchieri d'acqua nemmeno troppo pieni. Nella fattispecie giocano una partita su misura per l'Inter. Certo, è vero che se uno spettatore fosse entrato a San Siro nel secondo tempo non avrebbe mai creduto che stesse vincendo l'Inter, come sostengono i blucerchiati, ma quelli che hanno visto la partita dall'inizio hanno avuto tutti un'altra impressione. Il rigore per l'intervento di Platt su Fontolan ha reso il risultato più rotondo. E Bergkamp, che ha segnato soltanto dal dischetto, in realtà ha dimostrato di non essere quel tacchino freddo che gli avversari mettevano a cucinare all'inizio del campionato. Qualche cattiveria, qualche mosca nella ragnatela dell'uomo ragno Zenga ed il gran finale della Sampdoria, che non è servito a rendere meno amaro il dopopartita di Eriksson. Tutto è cominciato col gol di Battistini. Ma io ho avuto Battistini 2 anni, lo so che è bravissimo di testa, abbiamo anche parlato di questo prima della partita, però abbiamo dimenticato di marcarlo, o lo abbiamo marcato male. Bagnoli al microfono di Simona Ventura. Il gol dopo 4 minuti, in questo caso qua, ha sicuramente ribaltato tutta la partita. Senta, dopo questo trittico di vittorie, forse le polemiche, diciamo, che ci sono intorno all'Inter per un po' si fermeranno, ma come mai l'Inter sta sempre in mezzo alle chiacchiere, in mezzo alle polemiche? Delle squadre titolate fra Inter, Milan e Juventus, penso, io sono nell'Inter, perciò. Penso che forse quella meno protetta è l'Inter, anche perché ha meno giornali, ha meno televisione in mano, insomma, se vogliamo essere realisti. Balbo torna al centro dell'attacco romanista e si presenta già al 7º, il suo tiro esce oltre la traversa. Replica interista al 12º, il sinistro di Fontolan è impreciso. Ma al 15º la Roma è in vantaggio, contropiede micidiale, lancio di Giannini per Festa, apertura per Balbo e destro millimetrico che batte Zenga. Rivediamo, è davvero preciso il tiro, leggermente a girare, indirizzato sul palo più lontano. 1-0 per la Roma.
L'Inter accusa il colpo ma tenta di reagire. Qui Sosa prova a sorprendere Lorieri. Da dietro si vede bene la respinta del portiere romanista. La squadra di Bagnoli prova con i tiri da lontano. Al 28esimo è la volta di Massimo Paganin. Vola Lorieri ma il pallone è alto. Al 33esimo si rivede la Roma con questa punizione di Mihajlovic. La bella esecuzione non passa molto distante dal palo sinistro della porta di Zenga. La chiusura del tempo trova la Roma proiettata in avanti. I giallorossi sfiorano il raddoppio al 41esimo con Rizzitelli. Bravo Zenga. Sull'angolo ancora un brivido per il portiere nerazzurro. E infine al 42esimo Zenga vola a deviare la punizione calciata da Mihajlovic. In apertura di ripresa ancora Zenga protagonista, respinge questa insidiosa conclusione di Balbo su calcio di punizione. All'ottavo bel numero di Fontolan che cerca spazio in area, lo trova, si gira ma la mira è imprecisa. L'Inter non mette particolarmente paura, la sua manovra è tutt'altro che agile, semmai sono pericolosi i tiratori come Sosa, infatti su una punizione dubbia per fallo di Mihajlovic su Shalimov, punizione che non convince Mazzone, Sosa scarica un sinistro micidiale contro il quale Lorieri non può nulla. Rivediamo il tiro di Sosa, un tiro violento di sinistro che Lorieri vede solo all'ultimo. E possiamo tornare in studio per un brevissimo commento. Dell'Atalanta San Siro, beffata all'Inter, Ennio Vitanza. È una partita ricca di episodi interessanti che chiariscono i motivi di una sconfitta in effetti imprevista. Buon inizio dell'Inter, c'è questo tiro di Bergami parato, poi poco più avanti vediamo Sosa, una sua punizione a rasoterra che sfiora il palo. Al 18esimo l'Atalanta va in vantaggio, Battistini sbaglia l'intervento su una punizione battuta velocemente da Alemão, poi Ganz, Rambaudi portano avanti l'azione che è conclusa da Magoni. Palla in rete 1-0. Poco convinta la reazione dell'Inter, tiro di Dell'Anno centrale, facile la parata di Ferron. Nel finale di tempo occasione per Shalimov, correzione di testa sul cross di Bergkamp e salvataggio di Ferron in angolo. L'Inter si presenta più aggressiva all'inizio della ripresa, in azione Bergkamp, dopo un debole tiro a raso terra, colpo di testa molto pericoloso con palla che sfiora il palo. Dall'altra parte c'è Ganz, unico attaccante, ma in giornata di grazia ha fatto ammattire la difesa. Sul cross di Orlandini, Alemão, partita eccellente, manca la deviazione da un passo. Lancio di Alemão per Ganz, la coppia è stata l'asse portante della vittoria atalantina. L'azione di Ganz è tutta da vedere. Al 34esimo, in un contatto in aria tra Valentini e Sosa, l'arbitro Beschin vede un fallo da rigore. Tra poco sentiremo Pizzul. Tira a Bergkamp e pareggia 1-1. La situazione dovrebbe incoraggiare l'Inter, invece si scatena l'Atalanta per 10 minuti. Panico in area, protagonisti Alemão, Sgro e Ganz. Il peggio arriva poco più avanti, con la difesa semiferma l'Atalanta torna in vantaggio. Orlandini mette alle spalle di Zenga che reclama il fuorigioco, 2-1. Alemão chiude una grande prestazione lanciando Orlandini. Dopo la respinta di Zenga, il brasiliano stanchissimo tira tra le braccia del portiere. L'Inter finora aveva perso in casa solo il derby, l'Atalanta non aveva mai vinto fuori ottenendo un pareggio. Partita tutta in salita quindi dell'Inter, che non è riuscita a superare la stretta difesa atalantina. È stata costantemente in continuo affanno tutte le volte che veniva lanciato il contropiede in favore di Ganz. Vittoria meritata dell'Atalanta, come abbiamo visto dalle immagini, Zenga è stato uno dei migliori dei suoi. C'è da dire che il periodo di feste natalizie spesso gioca dei brutti scherzi alle grandi del campionato. Oggi è toccato all'Inter, caduta in una giornata veramente storta. C'è da dire però che quella di oggi per l'Inter è la quarta sconfitta del girone di andata e questo è un segnale serio. Possono adesso partire le interviste di Civoli con Bagnoli e Alemão. Questa partita qua doveva essere una partita che gli altri giocavano fuori casa, non in casa. La partita della svoltina. Sì, di un inizio di rincorsa e ci eravamo preparati anche proprio sotto questo aspetto qua e invece
E questo qua ci troviamo che adesso siamo più lontani, più distanti, ed è dura da subire. Ecco. Questo è il gioco dell'Atalanta, da 6 anni che sono in Italia, l'Atalanta ha sempre giocato così, ha sempre fatto delle grosse partite, ha messo tanti avversari in difficoltà. E così bisogna giocare perché abbiamo capito che la forza dell'Atalanta è questa, e soprattutto con 2 giocatori così veloci davanti bisogna sfruttare. Giampiero, prima di restituirti la linea, una curiosità: Magoni, che è l'autore del gol, arriva dallo sci, è stato ex azzurrino della squadra giovanile di sci ed è fratello dell'olimpionica Paola. A te la linea. Sì, grazie. Scusa, se hai visto che sei lì, ma abbiamo sentito di Svoltina, ma è un passo falso dell'Inter oppure poi una squadra che ormai si è staccata dal vertice, secondo te? No, è una partita nata storta dove l'Atalanta non ha sbagliato niente. C'è un'osservazione in particolare, perché giocatori come Bergkamp, dei fuoriclasse, chiedevano all'allenatore una squadra di attacco. Beh, oggi c'erano 6, 7, 8 attaccanti, 3 difensori, e è successo che invece l'Inter ha perso. Qualche considerazione in più bisogna fare. Va bene, l'Inter è la squadra da criticare questa settimana. Avremo i giornali sportivi pieni della crisi dell'Inter. Grazie a Agnio Vitanza, adesso andiamo a vedere questo 1-1. Questa volta in apertura di resoconto il gol di Giuseppe Scienza da Domodossola. Una passerella anticipata che il vostro cronista considera doverosa, non fosse altro perché la maggior parte degli spettatori venuti oggi al Mirabello aspettava di godersi le cannonate di Rubens Sosa, universalmente riconosciuto specialista per antonomasia nei calci di punizione. Oggi però all'uruguaiano non è riuscita l'impresa, più volte centrata in passato, di garantire alla sua Inter il gol salva risultato. Diciamo che c'era un Taffarelli al 100%, veramente ha fatto delle parate che la palla schizzava via e lui riusciva a prenderle tutte. Diciamo che l'Inter ha giocato una bella gara, ha avuto 3 o 4 occasioni di gol, un grossissimo portiere che ci ha messo un po' in difficoltà noi. E così l'Inter ha messo in carriera la 3ª sconfitta consecutiva nel giro degli ultimi 8 giorni, anche se Osvaldo Bagnoli non perde la sua serenità di giudizio. È stata una partita battagliata, corsa, e si sono viste anche delle buone cose. Le ragioni di Bagnoli sono da sottoscrivere in pieno e, almeno a parole, lo ha fatto anche il suo presidente Pellegrini, rinnovandogli pubblicamente la sua fiducia. Nulla da rimproverare ai nerazzurri, infatti, quanto ad agonismo, anche se una graduatoria stilata per intensità vede al massimo dei livelli il prodigarsi di Fontolan e al minimo l'incedere di Bergkamp, più elegante che grintoso. Tutto questo al cospetto di una Reggiana per niente inferiore quanto ad aggressività e molto più accorta tatticamente di quanto non avesse fatto vedere 8 giorni prima contro il Milan. I centrocampisti dell'Inter, da Manicone a Salimov, da Orlando a Fontolan, centravanti tatticamente impiegato a tutto campo, e persino a Bergkamp quando era costretto a retrocedere, non hanno quasi mai trovato spazi percorribili. Il pressing di Mateute e Scienza, sostenuti sempre in seconda battuta da Accardi, Sgarbossa e dagli stessi Morello ed Esposito, non ha mai consentito all'Inter di concludere in lucidità la pur consistente mole di gioco effettuato. Quando Fontolan e ancora Salimov hanno saputo concludere da par loro, hanno trovato Taffarel in gran spolvero, come da tempo non si vedeva. Ho sofferto un po' l'anno scorso a Parma, quindi sto mi allenando bene con Vecchi, veramente mi sta aiutando molto. E in campo cerchiamo sempre di fare il meglio per la squadra. Le pessime condizioni del terreno hanno certamente condizionato il gioco, penalizzando i calciatori più tecnici. Molti gli errori in attacco anche della Reggiana. Le conclusioni comunque le lasciamo trarre a Fontolan, certamente fra i migliori in campo. Sono andati avanti su questa strada senza farci intimorire dai tifosi, che sappiamo che sono molto arrabbiati, giustamente, non lo so. Ho visto che anche oggi ci hanno urlato contro, però adesso si vedono i veri tifosi dell'Inter, perché è facile essere tifosi dell'Inter quando la squadra è prima in testa, in classifica. Adesso ci devono aiutare, perché se ci danno contro anche loro ne vedremo delle belle.
10 anni fa, di questi tempi, Pellegrini acquistò l'Inter da Fraizzoli. Ieri Bagnoli aveva parlato di padelle e di fritture miste in caso di insuccesso. Il presidente è andato da Piano Gentile ed ha spiegato nella pratica ai nerazzurri il miglior modo di fronteggiare la zona foggiana. Il miracolo è avvenuto. Persino Berlusconi gli ha telefonato a fine gara per chiedergli la formula del gol smarrita dal suo Milan. Pellegrini gli ha risposto: forza Inter. Beh, forse non è andata proprio così, ma certo la formazione nerazzurra che ha battuto il Foggia, pur soffrendo talvolta il pressing e le proiezioni offensive della squadra di Zeman, ha mostrato una buona grinta ed animo vincente, così come voleva il presidente. L'innesto di Ferri in difesa, dove erano assenti Zenga e Bergomi, è servito a cementare il reparto. Il capitano si è fatto vivo pure in avanti. L'uomo che ha dato un'impronta marcata al gioco nerazzurro è stato tuttavia Jonk, preferito a Shalimov. Con i suoi lanci e con qualche sciabolata da fuori, l'olandese ha trasformato l'Inter. Intendiamoci, sempre pericolosi i pugliesi, ma forse il fondo di San Siro non ha favorito la loro potenziale velocità e Abate è stato spesso determinante sulle puntate di Cappellini. Sosa, ecco il suo splendido tiro che ha sbloccato la partita. Vi pare poco? Fontolan, il solito tigre nel motore nerazzurro, anche se Tramezzani in questa circostanza non lo ha assecondato. Bergkamp, giocate importanti come al solito, ma anche qualche difficoltà per la severa marcatura a cui è stato sottoposto. Assai bello il gol del 2-0 costruito da Sosa con la splendida intuizione di Bergkamp per il connazionale Jonk, cioè Wim, il detersivo che fa sparire così tutte le macchie nerazzurre più recenti. È vero, al Foggia mancano Royce, Troppa e Kolivanov, ma non c'erano nemmeno domenica scorsa con la Lazio e alla Lazio i rossoneri ne avevano fatti 4. Abilissimo comunque Abate. Anche con due numeri 3 il Foggia è poco coperto. Bianchini si mette due maglie per ripararsi dagli spifferi, ma l'Inter è sempre più pericolosa dei pugliesi. Né valgono le folate rossonere a cambiare il risultato. Anzi, sono i nerazzurri a sfiorare ancora il gol con Manicone. Certamente non è molto efficace Bergkamp in questa circostanza, a partita che pare ormai decisa. Ma il Foggia un gol vuole ottenerlo e preme ancora finché sul calcio d'angolo Di Biagio non riesce a riaprire la partita. Sbaglia la difesa sul 3-1, d'accordo, ma c'è Bergkamp in fuorigioco sul passaggio di Sosa. Bagnoli, che aveva parlato di muro insormontabile davanti all'Inter e di una muta di cani feroci alle sue spalle, spiega. Come succede? Se il cane abbaia e tu ti fai capire che hai paura, probabilmente il cane ti rincorre. Se tu ti giri e cominci a fargli dei gesti, probabilmente scappa anche lui, ecco. Al microfono di Simone Ventura una voce foggiana da seno fuggita. Abbiamo fatto degli errori in più in difesa e non siamo stati molto lucidi in determinate occasioni davanti. Il batterista funambolo Mancini va in percussione. Il terzo gol era sicuramente un fuorigioco. Possano dire che Zeman è magari disturbato da alcune voci che lo danno in partenza di qua, di là, sopra e sotto, su tutta Italia, est, ovest, nord, sud? No, ma io personalmente non sono disturbato. Io la mia realtà, la realtà la so io, la mia, è difficile spiegare a altri. Si perdono due partite e non ti conosce più nessuno, è normale. L'Inter ha spiccato il volo, con qualche domenica di ritardo, è vero, ma la velocità di crociera ora sembra quella giusta. 3-1 alla Foggia, 4-1 alla Cremonese, è sicuramente un Inter che comincia a funzionare. C'è qualcosa che oggi pensa di non aver capito prima? Ma l'unica cosa che non ho capito prima è che magari la palla gol che magari non ha avuto la Cremonese l'ha sbagliata, invece quando abbiamo giocato con l'Atalanta la prima palla gol l'hanno fatta, quello l'ho capita. Comunque c'è un assetto tattico, una disposizione in campo forse più convincente, più sicura, no Bagnoli? Sì, al di fuori di quello che ho detto, siccome è già 10 giorni che diciamo queste cose qua, questo assetto qua è quello che aveva dato delle garanzie anche
due mesi fa, dopo ce l'hanno fatti male tra Mezzani, ce l'ha fatto male John e abbiamo un po'. Però questo assetto qua era l'assetto che ha dato migliori risultati. È la giornata degli errori per la Cremonese. Dallo speaker a Tentoni, come abbiamo visto, a De Zoppi. L'Inter, superata la crisi iniziale, decolla e va. Tre gol nel primo tempo, come ai bei tempi. Il destro di Jonk era atteso. Puntuale il primo sull'assist di Sosa ed è l'1-0. Splendido contropiede nerazzurro in occasione del secondo. Il triangolo funziona. Sosa, Bergkamp, Jonk. Fa 2-0. Baci e abbracci da una parte, dall'altra Tentoni, già debilitato dalla varicella, si allontana sconsolato. Terzo gol firmato da Antonio Paganin. La Cremonese ha perso la misura dell'avversario, l'Inter dilaga, l'assist è di Bergkamp. Nella ripresa il gol di Gualco per il 3-1 e poi la volata di Sosa per il 4-1. Verdelli, ultimo uomo, gli fa strada. Meglio non rischiare a questo punto anche l'espulsione e la squalifica. No. Allora, salti per ammalarsi. Salti per la gioia oppure. Sì. O per il compleanno, male. Per il compleanno. Salto per il male. È stata una giornata, non ho festeggiato, almeno a parte il compleanno è già passato, era ieri. Però è stata una giornata brutta perché abbiamo perso malamente con un punteggio come non c'era mai capitato in casa, in un momento che la squadra ha dato un po' la sensazione di un po' di flessione, quindi non c'è tanto da saltare, c'è da essere giustamente preoccupati e noi cercheremo di stare molto allerta, di vedere e di portare i correttivi per far tornare la squadra al valore di un paio di mesi fa. Prima della partita lei ha parlato con Simoni, gli ha rovinato il compleanno, cose che succedono umanamente, ma non lo sapevo, però gli faccio gli auguri di per lui e per la sua squadra, insomma, è chiaro, di fuori che calcio succede, che a volte devi vincere, perché o vinci te o vince l'altro, c'è poco da fare. Provate a mettere insieme lo slancio offensivo dell'Inter, il contropiede bruciante del Cagliari e le licenze difensive della vecchia guardia nerazzurra. Otterrete una miscela esplosiva in grado di originare 6 gol e altre 10 occasioni da rete. Nel primo tempo, un retropassaggio azzardato di Orlando equivale allo sparo di uno starter per il centometrista Oliveira. L'attaccante sguscia come una saponetta che neppure i guanti di Zenga riescono a fermare. Bagnoli affida le chance di rimonta alla determinazione della squadra e al piede caldissimo di Sosa. Fiori comincia una domenica di gloria e la serrata esercitazione di tiro chiama in causa anche il discontinuo Bergkamp. Il portiere sardo, comunque, si accanisce soprattutto con l'uruguaiano, per il quale la distanza dalla porta è un dettaglio trascurabile. Il Cagliari soffre in difesa, ma è sagace a centrocampo e pungente in attacco, tanto che un altro assolo dello scatenato Oliveira viene fermato sul più bello per un fallo su Orlando. Il raddoppio è solo questione di minuti e il filtro vacillante dei padroni di casa consente al solito Oliveira questo assist per Puscendo. L'esterno sinistro cavalca per le verdi praterie e alla fine Zenga perde il berretto e le staffe. L'Inter non ci sta, anche perché confortata dalla facilità con la quale si porta alla conclusione. Aloisi patisce la forma esplosiva di Sosa e in seguito ad una mischia e ad una autotraversa l'attaccante firma l'1-2. Nella ripresa, lo stoccatore sudamericano è il leader della riscossa e la sua mira da tiro al piattello centra il 12° bersaglio in campionato, a un solo gol da Silenzi e Fonseca. Da questo momento in avanti, la partita si assesta su un copione standard, con l'Inter a prodiga di gioco e il Cagliari sornione nell'attesa della distrazione altrui. Sosa da solo non può reggere tutto il peso della volenterosa manovra d'attacco e allora arrivano i rinforzi. Prima Orlando batte in lungo e largo la fascia destra e serve a Fontolan un pallone colpito nel migliore dei modi. Poi lo stesso Orlando si sposta in mezzo, lascia Bergomi nel suo settore e calcia a colpo sicuro, ma Fiori non finisce di stupire. Negli ultimi 7 minuti si decide il risultato.
Il Cagliari punisce gli sbilanciamenti avversari, somma all'efficacia di Oliveira e Valdés la fantasia di Moriero, e su tiro respinto da Zenga si riparte in vantaggio con il panamense. Quindi, proprio allo scadere, l'Inter ottiene un meritato pareggio, nell'unica circostanza in cui Fiori non è impeccabile sullo stacco di Fontolano. 3-3 è un epilogo a prova di elettroshock. È un campionato questo nel quale si segnano pochi gol, ma evidentemente dovevano arrivare Inter e Cagliari per modificare un po' la situazione. Giorgi, è stata veramente una partita mozzafiato. Molto bella, noi volevamo prendere qualche gol in meno, ci siamo protetti, guarda caso ne facciamo qualcuno in più, ma i nostri gol li prendiamo sempre. La squadra è così, è inutile, gira e gira, la copri, la rivedi, la modifichi, ma poi il risultato sono sempre 34 gol presi e molti anche fatti però. Lei dalla panchina che sensazione ha avuto dell'atteggiamento del pubblico? Ha capito le sofferenze della squadra? La curva è stata ammirevole perché ci ha incitato dal primo momento all'ultimo, però io penso che anche l'altra parte del pubblico, che magari è più scettica sulle nostre prestazioni o sulla prestazione dell'Inter, non è mai arrivata al punto di fischiare, insomma al limite stava in silenzio perché vedeva la squadra che si impegnava, creava e che le cose non gli andavano, forse gli andavano anche un pochino male, insomma. Così, in silenzio. Il risultato leggetelo sulla faccia di Bagnoli, immortalato dall'operatore fiammingo Fan Calabrese. E ascoltate Sandro Ciotti. Nessun dubbio che Inter e Lazio abbiano dato vita ad una gara emozionante, ma come lo sono di solito tutte quelle interpretate non tanto nel rispetto di schemi collaudati, quanto affidandosi all'estero dei protagonisti di maggiore personalità, sicché non può meravigliare che alla fine i più applauditi siano stati da una parte Sosa e dall'altra Boxic. Di Sosa sappiamo da tempo tutto quello che c'è da sapere, la vera novità nel panorama del nostro campionato è invece Boxic, che ricorda per molti aspetti Van Basten, ma per molti altri si sottrae a qualunque paragone, esibendo doti esclusive, come la capacità di muoversi in un'area nemica irta di bulloni, come se fosse nel corridoio di casa, la straordinaria efficacia nella difesa della palla e soprattutto il senso della rete, che ne rende costantemente concreti gli spunti. Peccato che non sia più l'epoca dei famigerati oriundi, perché forse un nonno triestino saremmo riusciti a trovargli la Boxic per la fortuna e la felicità di Enrico Sacchi. Rimane comunque il fatto che nel passare da Boschi a Boxic l'Inter ci ha rimesso. E già, il disboscamento in casa nerazzurra non è servito. È stata una giornata nera. Presenti i cadetti di Gascogne, anche se l'inglese non ha giocato. C'è chi si è presentato a torso nudo e chi no. L'uomo che guarda ha visto un primo tempo a strisce nere e azzurre. Zoff perde il primo incisivo del tridente, Casiraghi, e involontariamente rafforza il centrocampo con Di Mauro. L'Inter ha solo una punta vera, all'anagrafe Ruben Sosa. Quando segna lui, la partita sembra decisa. È un gol da antologia quello dell'uruguaiano. Certe prodezze le sa fare solo lui. Bergkamp non ha mangiato gli spinaci e i suoi tentativi non sembrano molto efficaci. L'Inter, con Antonio Paganin a sinistra e Orlando a destra, controlla le intenzioni di Fuser e Favalli che agiscono per linee esterne, mentre l'inizio di Boxic e Signori non pare promettente. Ferri e Bergomi danno l'impressione di saperli controllare bene. Anzi, il capitano va addirittura a insidiare Marchegiani sul suggerimento del solito Sosa. E per la verità si vede uno Zenga formidabile che manda alle ortiche le buone intenzioni di Fuser. Jonk non è in grande giornata, e pur tuttavia ha sempre qualche parola buona per Bergkamp, ma Marchegiani è poliglotta e blocca il discorsetto degli olandesi. La Lazio del secondo tempo sembra un'altra squadra. Winter più avanti, Boxic più tonico, insomma si nota da una parte un'evidente crescita e dall'altra un calo significativo. L'area dell'Inter sembra una tonnara al tempo della mattanza. Ci sono spazi per i nerazzurri che potrebbero colpire in contropiede, ma si astengono rispettosamente. Quando Boxic brucia Ferri sui 50 metri e confeziona la palla del pareggio, a qualcuno sembra che si scriva Winter, ma si legga Viva Inter. La perseveranza di Sosa nell'evitare di giustiziare la Lazio è diabolica. La partita, insomma, sembra segnata. E a questo punto San Siro si tinge di biancazzurro.
Se i pali salvano Zenga una prima volta, quando Battistini si attacca alle capaci spalle di Alain Boksic, arriva la conferma. È la giornata della Lazio. Signori, sigla l'1-1 e Di Matteo, poco dopo, dà alla squadra biancazzurra una vittoria che nel finale appare inevitabile. Sì, il campo inganna Zenga, ma vallo a spiegare ai tifosi inferociti che poi vedono Jonk e Bergkamp fallire nel finale le occasioni del pareggio. Qualcuno dice che per vincere non serve solo il cuscino, ma occorre pure quello che vi poggia sopra. Mentre Pellegrini e soci pensano al futuro del tecnico, Bagnoli dice: mi pare di avere un'età, un'età per capire certe cose. Probabilmente diranno che sono stato un veggente, no? Perché ho detto che all'89esimo poteva essere positivo o negativo, diranno che sono stato un veggente. E che succederà domani? Ma sicuramente sono invecchiato di un giorno in più, perché oggi e domani sarò invecchiato di un altro giorno in più. Simone Aventura con Winter e Boksic. Noi abbiamo vinto giusto, ma il secondo gol con cosa noi abbiamo fatto era un po' fortuna, perché io credo Senga ha sbagliato. In calcio è importante anche la fortuna, ma si deve dire che oggi abbiamo giocato bene, soprattutto in secondo tempo, non solo io, tutta la squadra. Bergkamp e Jonk oggi non è all'altezza della situazione, comunque non è all'altezza tua, per esempio. Ma Bergkamp si vede subito che è un gran giocatore, sì, è vero che forse non dà di meglio di se stesso, queste sono ragioni, io non so perché, ma si vede che è un grande giocatore. Poi Jonk è fondamentale per queste squadre di Inter. Tagliata ormai fuori dal gruppo di testa, l'Inter cercava un pronto riscatto a Piacenza, ovvero giunta dopo la prima settimana della nuova cura Marini. Rivoluzionando l'assetto tattico della squadra, il Pirata aveva attinto a piene mani dalle nuove teorie di Coverciano, sperimentando quella da lui stesso definita la zona verticale, ovvero un 4-3-3 con a destra tre giocatori, al centro quattro e a sinistra altri tre. Difesa a uomo bloccata con il libero arretrato, tre difensori puri, Ferri, Bergomi e Paganin, centrocampo offensivo con il recupero a tempo pieno di Bianchi e l'appoggio di Fontolan, attacco affidato a Ruben Sosa con Bergkamp libero da Silli, da di rigore. Il nuovo modulo in effetti sembrava funzionare fino a quando alla 12esimo Orlando si è venuto a trovare sulla traiettoria del tiro scoccato da Moretti dal limite dell'area. La sua deviazione ha messo fuori causa Zenga. A quel punto l'Inter si è trovata spiazzata, impreparata forse, a dover recuperare lo svantaggio e succube di un Piacenza diligente, ordinato e pungente, proprio come lo vuole Gigi Cagni, ormai abituato a fare i conti con una formazione senza stelle, ma con enormi capacità di adattamento e incomparabile umiltà. Per cui è stato ancora il Piacenza a rendersi pericoloso, caricato da un Moretti in grande giornata che intendeva legittimare l'autogol da lui propiziato. L'Inter tornava a far parlare di sé soltanto dal 27esimo, prima con Bianchi, cui si opponeva Taibi, poi con Orlando, oggi evidentemente in giornata negativa. Sosa si vedeva solo nei calci piazzati, Bergomi falliva una buona opportunità. Ma il pareggio dell'Inter era nell'aria e giungeva ad inizio di ripresa. Della punizione di Sosa, del ponte di Fontolan e dell'irruzione in area di Battistini, la difesa piacentina faceva solamente da spettatore. Ci si aspettava a quel punto un'Inter autoritaria. Si è scoperto invece un Piacenza irriducibile che dopo non meno 4 minuti si portava nuovamente in vantaggio in contropiede da manuale iniziato da Ferrante, condotto da Moretti e concluso da Turrini. Questa volta a guardare era la difesa nerazzurra. L'Inter comunque l'occasione per pareggiare l'ha avuta. Jonk però al decimo minuto ha sbagliato clamorosamente un tiro quasi a colpo sicuro. Da quel momento la squadra nerazzurra si è spenta, mentre il Piacenza si è esaltato in contropiede, sfiorando addirittura il terzo gol. Marini ha così trovato la sua prima delusione da tecnico di Serie A, ma dice è soltanto una questione di tempo. È una settimana che stiamo lavorando assieme, è pacifico che con calma non si può prendere la bacchetta magica e trasformare il tutto. Abbiamo fatto già, secondo me, dei miglioramenti.
Gigi Cagni rimane con i piedi per terra. Battere l'Inter è grande soddisfazione, ma il campionato è ancora lungo. Io sono troppo abituato a vivere dei campionati in cui si pensa di essere arrivati magari all'obiettivo e poi succedono delle cose che non ti rendi neanche conto e va tutto male. Momenti di paura per il piacentino Papais. In uno scontro di gioco al settimo minuto è rimasto a terra privo di sensi. Il suo cuore si è fermato per 15 secondi. Portato d'urgenza all'ospedale è stato sottoposto ad un attacco. Nell'ultimo bollettino medico i sanitari non hanno riscontrato lesioni neurologiche e lo hanno dichiarato fuori pericolo. È Quaresima, tempo di penitenza, ma la difesa nerazzurra balla. C'è anche qualche spunto dello stoccafisso Bergkamp scongelato per l'occasione. I compagni non li credono più ciecamente come una volta. Quella dell'Inter è un'orchestra in cui ognuno suona per conto proprio, chi la Ida, chi la Semiramide. Sentite l'avvocato Prisco. Io penso a un'orchestra nella quale ognuno stona per conto proprio, è un po' più grave, non è cambiato molto, insomma abbiamo perso fuori, pareggiato in casa, una buona media salvezza in questo momento. La stampa specializzata dice che è giunta l'ora delle decisioni irrevocabili, ma c'è chi pensa all'uncinetto. I napoletani danno consigli a Sacchi, cambierà il copione se era letto e qualcuno si aspettava testi shakespeariani. Con l'infortunio a Bresciani, un'altra partita. Il Napoli inserisce Corradini ed è più chiuso. Si sa che l'Inter ha bisogno di spazi e Lippi ha creato un clima da Sing Sing. C'è poca aria. Jonk sembra il più propenso alla fuga verso la vittoria, ma i suoi tentativi non hanno il dono della precisione. Lippi senza Fonseca è come la Juve senza Roberto Baggio e se ne accorgerà. Ma è un uomo intelligente e sa accontentarsi. Con tanti assenti non è possibile pensare di sbancare San Siro. Intanto l'Inter si arrovella, Sosa non è in giornata e taglia la tela, ci mette tutto se stesso, naso compreso. L'uruguaiano parla come sa, ma Bergkamp non è poliglotta e il discorso cade nel nulla. La difesa del Napoli ogni tanto si distrae, l'Inter sembra disdegnare i regali troppo smaccati. C'è pure Fontolan nell'arca di Noè nerazzurra. Lippi, in fatto di marcatura, gli ha dedicato cure speciali. L'Inter, tuttavia, ha qualche sussulto, ma quando, dopo aver ricevuto un avviso di garanzia, Fontolan arpiona così Gambaro lanciato in avanti, Pairetto lo manda direttamente in gattabuia. I nerazzurri in 10 non passano. Il napoletano Bordin, verso la fine, ci fa un pensierino ai due punti, ma per i partenopei la vittoria sarebbe troppo. Pioggia di fischi e parole in libertà al microfono di Simona Ventura. Grazie, grazie. Marini, se lei com'è fosse stato un tifoso dell'Inter oggi e fosse stato sugli spalti, al 90esimo cosa avrebbe fatto? Niente, avrei sotto alcuni aspetti avrei applaudito la squadra perché penso che per 75 minuti fino all'espulsione di Fontolan ha fatto bene. Era un mese e mezzo che prendevamo sempre gol e oggi fortunatamente non l'abbiamo preso. Siamo riusciti a trovare un assetto difensivo, ben organizzato e si confida che lavorando si possa ottenere risultati migliori. Dopo Marini, Lippi e Ferrara. Non ti dispiace un po' di poter andare via da Napoli? Ma perché? Mancano 10 partite alla fine del campionato, perché dobbiamo parlare di queste cose? Lascia che ne parlino i giornalisti, che come è loro abitudine. Noi pensiamo al campionato, pensiamo alla classifica, pensiamo che il gruppo delle pretendenti al gruppo si è aggiunto anche il Foggia e pensiamo che però prestazioni di questo tipo lasciano ben sperare. Vota al capitano? No, i voti non ci sono. È messa durante tutta la settimana, mi fa una testa così, quindi lasciamo stare i voti. Sembra una prospettiva da fantascienza, eppure ogni giorno che passa l'incubo rischia di tradursi in realtà. Una consistente fetta della storia del calcio, che si chiama Torino, si avvicina al fallimento e in questa città nessuno muove un dito per evitare il tracollo. Aspettando Giribaldi, nella speranza che non sia come aspettare Godot, il corteggiamento dei tifosi granate è a dir poco commovente, come dimostra l'applauso disinteressato di Zenga.
Se Torino dovesse mai perdere anche il Torino, non sapremmo più cosa pensare di una metropoli che ha smarrito in troppi campi la memoria di se stessa. Frattanto, in attesa di giocare la partita più importante per la sua sopravvivenza, la squadra vince un'altra partita, e cioè quella contro l'Inter. Nel primo tempo l'incontro è equilibrato e i nerazzurri provano con Sosa e Jonke dell'anno la conclusione dalla lunga distanza. Non ci sono Battistini, Pontolan e Bergkamp e i temi offensivi si riducono all'osso. Sul fronte opposto sono invece assenti, oltre ad Annoni, i saltatori anti-Ancona, vale a dire Silenzi e Fortunato. Gregucci non basta per capitalizzare il gioco acrobatico e quindi è necessaria la buona sorte mancata giovedì per superare Zenga. Rimpallo dell'anno Francescoli, entrata a vuoto di Ferri e gol di Poggi. Nella ripresa la determinazione granata legittima il successo e Francescoli si cala spesso nel ruolo di fantasioso trascinatore. Il Torino, che più lo butti giù e più si tira su, si specchia nella grande azione individuale di Kois, che cavalca sulla terra di nessuno e indovina un tiro da capogiro, 2-0. L'Inter non riesce a scuotersi, tanto che bisogna attendere il 41esimo della ripresa per assistere a questa conclusione di Marazzina. Passerà, si canta a Sanremo e probabilmente anche a Casa Pellegrini. Ed ora ascoltiamo le voci raccolte con Federico Calcagno dell'amministratore delegato del Torino Randazzo, del tifoso eccellente Venezia, di Mondonico, di Marini e dell'avvocato Prisco. Ma io ho parlato un paio di volte col dottor Giribaldi, l'ho trovato meravigliosamente legato a questa città. Ecco, io mi auguro che continui ad essere legato alla città e quindi di conseguenza anche alla squadra. Per quanto riguarda lei personalmente, sarebbe disposto a rientrare? Ma io amo il Torino, insomma, in cose logiche, giuste, buone ci sono sempre stato e non vedo perché non potrei esserci ancora. Questa squadra bisogna amarla. In questo momento, per entrare nel Toro, bisogna veramente avere dentro un qualcosa, un sentimento. E perciò è oltremodo chiaro che dovranno fare benissimi i loro conti, perché così la gente si aspetta qualcosa e questo Toro secondo me può dare qualcosa. Marini, indubbiamente dopo aver subito il gol ci si aspettava un altro tipo di reazione da parte dell'Inter. Sì, sono d'accordo e non sono soddisfatto appunto per questo, perché abbiamo preso un gol balordo. Al 45esimo c'era ancora tutto il secondo tempo per poter reagire, i ragazzi purtroppo non l'hanno fatto. Ho trovato Galli e mi ha detto che pensava che scendesse in campo io a tirargli qualche pallone per riscaldarlo, dati i nostri buoni rapporti, ma insomma. Al Grand Hotel Nerazzurro scendono Berti e Schillaci e come gli abbonati Rai hanno un posto in prima fila, addirittura in panchina. A Marini, generale vittorioso nella campagna di Dortmund, tocca anche la medaglia per il primo successo in campionato. In verità i sonetti amorosi dei tifosi sono le cose migliori del primo tempo. L'Inter in campo si esprime con versetti satanici. L'Udinese, ben organizzata, sembra addirittura più intraprendente dei nerazzurri, che schierano dell'anno davanti alla difesa. Il giovanotto non sogna più il fantasma di Bagnoli, ma deve avere altri incubi, perché nel primo tempo non ne azzecca una. La squadra di Marini pare confusa e sfiora il gol soltanto con Fontolan. L'Inter regala all'Udinese parecchi spazi. I bianconeri non ne approfittano. Non c'è Branca e si sente in fase conclusiva. I tifosi nerazzurri rimpiangono persino Bergkamp. La solita sbandata d'ordinanza in chiusura di primo tempo e poi il miracolo. Marini, con una mossa da consumato giocatore di scacchi, sposta dell'anno a ridosso delle punte e l'Udinese perde la fresca verve costruttiva di statuto. Un 2-3 ed ecco un'altra Inter. Il gol della vittoria nasce da una coproduzione Shalimov-Sosa. L'uruguaiano ha la bua alla caviglia sinistra, ma si immola per la patria nerazzurra. Zenga, sotto gli occhi dei tifosi più critici, riconquista l'aureola della santità sul tiro di Desideri, una sua vecchia conoscenza. Quando rientra Berti, viene giù lo stadio e Nicolino offre alla platea qualche scampolo di gioco assai apprezzato. L'Inter corre qualche pericolo, ma potrebbe anche andare al raddoppio. Ed è veramente un peccato che Berti non riesca a segnare il suo golletto. Immaginiamo già i titoli dei giornali. Con Nicola Berti i trionfi sono certi.
E vai, Simone Ventura, con la pagina da libro Cuore di Marini. E penso che l'Inter Udinese vada dedicata a Nicola Berti in virtù di quello che ha fatto vedere, non tanto nei 15 minuti, ma in virtù di quello che ha fatto vedere in questi 6 mesi di tempesta per lui. Ha fatto vedere che con la volontà, con lo spirito di sacrificio e il carattere, uno può ottenere i risultati sperati. Marini ti ha dedicato la vittoria, sapevi? Ah, che gentile, troppo. Giornatona piena proprio. Sì, sì. 5 mesi e mezzo lontano dai campi sono tanti ed è stato anche un buon rientro, direi. Cosa vi ha cambiato questo maxi ritiro? Visto che avete vinto, magari per scaramanzia lo farete sempre da qui alla fine del campionato. Ma speriamo di no, perché andare in ritiro di giovedì e ci dobbiamo chiamare, portare pure la famiglia nella binetina. E la caviglia? La caviglia, del momento non sento niente, quando arrivo a casa mi sembra che non sentire un po'. Anche le bambine, quando arrivo a casa le bambine vogliono giocare al calcio. E dopo Sosa, ecco il portiere friulano Battistini. Merito Sosa, che ha tirato fuori dai guai sta Inter, secondo me un po' così e un po' demerito nostro per averlo lasciato libero in quell'occasione. Milan ha vinto a Torino con la Juve. Che? Come, chi è il Milan? Cos'è? Per favore. È un'altra squadra, dico, quali sono gli obiettivi dell'Inter? Non, da qui alla fine. Quelli del Milan sicuramente. Nonostante le conclamate tribolazioni tecniche della squadra di Marini e l'assenza annunciata di Dennis Bergkamp, Parma-Inter riesce a staccare ugualmente 25.000 spettatori per un incasso che ancora una volta sfiora il miliardo di lire. Un altro contributo al bilancio del Parma Calcio S.p.A. che, nonostante il consuntivo in rosso, viene additato dall'autorevole settimanale economico Il Mondo come più che accettabile al confronto di quelli di molte altre società, comprese la Juventus e l'imprendibile Milan, che denunciano coefficienti finanziari da bocciatura. Forse è anche per questo che oggi siamo in 25.000 ad assistere a quella che potremmo definire la partita dei piedi puliti, visto che nessun Correo o Pentito ha finora spinto Pellegrini e Pedraneschi dentro i fondi neri del calcio. Piedi e mani pulite quindi una volta tanto, non dimenticando che, visto sotto il profilo strettamente tecnico, lo spettacolo può contare anche sui virtuosismi di campioni come Zola e Sosa o Asprilla e Jonke e così via fino all'ex campione del mondo Giuseppe Bergomi. E lo stesso Zenga che sceglie proprio i piedi come arma più efficace per difendersi dalle bordate di Asprilla. Nonostante il tiro al bersaglio degli attaccanti del Parma, Zenga e l'Inter riescono a tenere fino al 48esimo, quando sul bolide di Crippa l'ex azzurro fa quel che può, vale a dire il meglio possibile in quel momento, ma non può evitare il gol di Zola. Gli interisti, almeno quelli nei quali alberga ancora un briciolo di fiducia, prevedono altra musica nel secondo tempo, visto che nella prima parte della gara il Parma era stato sospinto dal vento in favore. Ma a questa Inter non si possono concedere nemmeno le attenuanti meteorologiche e nonostante l'ingresso di un generoso Nicola Berti, la squadra di Marini crolla definitivamente nella ripresa. Abbiamo fatto un discreto primo tempo, poi il secondo tempo non c'è stata partita, soprattutto quando è stato espulso Manicone, però abbiamo perso una battaglia, mancano ancora parecchie partite, confidiamo ancora di fare risultati e di migliorarci. Già in avvio di ripresa Zola si fa applaudire per questo colpo di testa, poi al 12esimo è Asprilla a portarlo letteralmente in porta. Favore subito ricambiato dal fantasista sardo che offre a Tino, detto anche tiramolla, un pallone per il tiro in diagonale da lui preferito. Troppo indifeso Zenga per ritenerlo anche minimamente colpevole. La gran voglia di farsi notare di Schillaci, subentrato a Massimo Paganin, convince Bettina a concedere un rigore che risulta essere il terzo e ultimo tiro in porta dell'Inter. La stoccata di Sosa piega le mani a Bucci, davvero pronto a gettarsi sulla palla con incredibile rapidità. La cronaca ci obbliga a sottolineare l'entrata di Manicone su Asprilla, buona per la sua seconda ammonizione e la inevitabile espulsione. Ancora Brolin in gol allo scadere dell'89esimo, questa volta grazie all'impeccabile cross di Di Chiara. Palla al centro e Sosa che tira direttamente in porta da metà campo, come a dire
che non si può giocare in una squadra che ti abbandona in attacco senza mai lanciarti un pallone. Tutt'altro spartito invece per Zola. Quindi il Parma di primavera, molto atteso dai tifosi, conferma le sue potenzialità. Sì, è chiaro che stiamo in una condizione di forma veramente strepitosa. Si è notato in settimana dai test, l'abbiamo confermato oggi sul campo. Poi con i campi buoni, duri, è chiaro che le qualità tecniche di tutti i giocatori della squadra risaltano ancora maggiormente. Dallo stadio Meazza di San Siro di Milano, 28esima giornata del campionato di calcio di Serie A e i riflettori sono puntati sul derby di Milano. Io credo che l'Inter questa sera sarà oltre misura un Inter molto meglio di quello che abbiamo visto poco tempo fa e forse metterà in difficoltà il Milan, anche se il Milan ormai ha già vinto il campionato. Che coglie un varco e solo davanti a Rossi tira e para, lo scatta la trappola del fuorigioco. Donadoni batte a volo e c'è la grande occasione per il Milan con la battuta al volo di Donadoni. Boban, Paganin, ma il pallone ancora per il Milan. Savice vice il sinistro, la deviazione in taglio. Sul tiro di Savicevic, colpo di testa di Orlando e poi Schillaci, il gol di Totò Schillaci e pareggia l'Inter al 40esimo del secondo tempo. Mazzaro, ancora Mazzaro, il tiro di Mazzaro, Daniele Mazzaro, 2-1 al 44esimo minuto. Ceccarini fischia la fine dell'incontro, Milan vince per 2-1. Abbiamo dei problemi sulla fascia destra, abbiamo dei problemi sul terzino sinistro, abbiamo dei problemi davanti, tutti lo vedono, e di conseguenza abbiamo anche dei problemi al centrocampo dove ci mancano degli incontristi, e questo per una squadra che punta a grandi livelli sicuramente è un handicap. Spero che non andremo con altre preoccupazioni ad affrontare le ultime partite del campionato. Posso smentire nel modo più assoluto che ci siano iniziative tese a iniziare trattative per la cessione della società da parte del presidente Pellegrini. Adesso anche la società ha dei problemi, non riesce a trasmettere tranquillità alla squadra, anche se il presidente sta facendo degli sforzi enormi e questo è apprezzabilissimo da parte nostra, però credo che la tranquillità è importante. Abbiamo una Coppa UEFA da giocarci, speriamo che i giocatori riescano a ritrovare uno stimolo che d'altra parte è doveroso per poter concludere bene la competizione europea. Il veterano Ferri ed i vicepresidenti Prisco e Tavecchio al microfono di Marco Civoli hanno riassunto bene il tragico momento del club nerazzurro. Il licenziamento di Bagnoli, le inutili speranze affidate a Bergkamp, trasformatosi in pochi mesi da stoccatore in stoccafisso, lo scollamento della squadra vanamente affidata a Marini sono alcuni dei passi falsi fatti recentemente. La verità è che la formazione di quest'anno è figlia di una serie di errori e di equivoci. Ricordate l'ondata di stranieri prima acquistati e poi buttati via? E tutti gli allenatori e direttori sportivi, direttori generali ingaggiati e successivamente messi alla porta? Per cambiare corso, l'Inter deve restaurare tutto un ambiente più che operare dei ritocchi. In queste ore, Pellegrini, invitato da stampa e tifosi a togliere il disturbo, pare che stia concludendo con Ottavio Bianchi, cui spetterebbe il compito di risollevare le sorti dell'Inter. Adesso la Coppa UEFA è l'unico appiglio nerazzurro. Altro che derby delle deluse. Gara vibrante, ricca di episodi da una parte e dall'altra, che consegniamo alla moviola di Carlo Longhi. Ci limitiamo al racconto della gara. Primo tempo di marca bianconera, ripresa nerazzurra.
Spinge la Juventus sull'acceleratore, al 23esimo Young salva sulla linea un colpo di testa di Marocchi. Poi Ravanelli a mettersi in evidenza caparbiamente in un paio di occasioni. Zenga lancia la sfida a Peruzzi e si esibisce su un tiro di Müller deviato da Antonio Paganini. Poi su una bella punizione calciata da Roberto Baggio. Infine il portierone nerazzurro dice di no a Ravanelli. Nel secondo tempo esce il centravanti bianconero ed entra Vialli. Ma la Juventus è in difficoltà, sale di tono l'Inter. Al 15esimo Peruzzi raccoglie la sfida di Zenga e neutralizza un tiro di Jonk. Al 25esimo gol annullato all'Inter, tiro di Bergomi, palo e Sosa fa carambola in rete. L'arbitro annulla per fuorigioco dello stesso uruguaiano, tra le proteste interiste. Ancora Sosa attivo al 27esimo, Peruzzi para in due tempi. Al 40esimo Juve in vantaggio, punizione di Roberto Baggio, nell'area nerazzurra sbuca il piede maldestro di Ferri, la più classica delle autoreti. Ed ora, secondo copione, ad un soddisfatto trapattoni fa eco un Marini sempre più imbronciato. Ci sono state delle occasioni da una parte e dall'altra e noi abbiamo, ancora una volta la squadra ha dimostrato che vuole raggiungere e meritare una posizione sia tecnica che di classifica che la premia, e io sono contento per questo perché significa che qualcosa me ne ho insegnato. Marini, fa effetto sentirla parlare di zona salvezza? Ne parlava prima con i colleghi. No, fa effetto. Diciamo che abbiamo 28 punti e dobbiamo arrivare a 30 punti, secondo me. Però diciamo che oggi abbiamo fatto una buonissima gara, meritavamo, a mio giudizio, anche di vincere. Abbiamo creato diverse occasioni da gol, però purtroppo è un periodo che ci va veramente tutto storto, perché abbiamo fatto gol ancora sotto. 4 gol per scacciare l'incubo. L'Inter batte il Lecce, già retrocesso in B, e dopo 6 sconfitte consecutive in partite ufficiali torna a vincere. Una vittoria dal sapore molto olandese, doppietta di Jonk, rigore di Bergkamp, colpo di testa in acrobazia di Berti, che prova a pensare ad una maglia per i prossimi mondiali. 4-1 e tutto cambia. Dall'incubo zona retrocessione alla semifinale di una Coppa Europea. Martedì ritorno della semifinale di Coppa UEFA contro il Cagliari, da giocare sul terreno amico. All'andata l'Inter si trovò 2 volte in vantaggio, sull'1-0 e sul 2-1, poi la sconfitta per 3-2 negli ultimi minuti. Al Cagliari basta il pari per arrivare alla finale. Battuto il Lecce, alla sfida di martedì, i nerazzurri possono pensare con uno stato d'animo un po' più tranquillo. Manicone, Inter-Cagliari in pratica una finale. Sì, secondo me è quasi una finale, anche se sulla carta appunto è una semifinale, però credo che si incontrano così due squadre che meriterebbero tutte e due di vincere la Coppa UEFA. Ma noi dovremmo cercare di stare molto attenti e cercare di fare 2 gol, perché un gol lo si può sempre prendere, poi visto gli ultimi tempi che il gol lo prendiamo sempre alla fine, sarebbe il caso appunto di fare 2 gol e di stare più tranquilli. Nicola Berti teme del Cagliari soprattutto il contropiede. È una squadra stranissima il Cagliari, che specialmente in trasferta non si sa bene come prenderla veramente. Dunque è una squadra strana, che è un contropiede micidiale. Gli hanno fatto 3 gol in campionato. 3 gol in campionato, 3 gol all'andata di Coppa. Con i tuoi gol l'Inter è andata avanti in Coppa UEFA, quindi forse la gente chiede il gol decisivo magari a Dennis Bergkamp per arrivare in finale. Sì, spero di sì, perché in Coppa UEFA ho fatto qualche grande partita, penso anche martedì. La Sampdoria, senza Ruud Gullit, che soffre di mal di schiena, si smarrisce un po' nel primo tempo. L'Inter senza Rubens Sosa è più o meno nelle stesse condizioni. Sotto gli occhi del tifoso doriano Alesi e di una gradinata sud senza neppure una bandiera dopo il giro di vita da questura in seguito agli incidenti di domenica, si consuma così un primo tempo dominato da incertezze difensive su entrambi i fronti e da schemi che raramente regalano bel gioco. Nella Samp, Capitan Mancini prova a guidare le operazioni. Nell'Inter, la verve agonistica di Berti, fischiato puntualmente dal pubblico, prova a dare tono, assieme a Fontolan, ad attacchi scarsamente coordinati. È quasi fatale, a questo punto, che a segnare siano 2 difensori. Prima tocca a Pietro Vierkovod siglare il suo 27esimo gol, incornando un cross di Mancini. Poi tocca a Battistini, non nuovo come Pietro a queste imprese, restituire la cortesia con una incornata perentoria su calcio d'angolo. Samp e Inter non rinunciano a prevalere l'una sull'altra, ma si avverte che su entrambi i fronti i meccanismi non funzionano al meglio.
L'Inter è forse un po' stanca dopo la partita col Cagliari di Coppa UEFA e la Samp pensa forse un po' troppo alla finale di Coppa Italia con l'Ancona. Nella ripresa la Sampdoria decide di pigiare sull'acceleratore e l'Inter comincia a smarrirsi un po' misteriosamente. La traversa di Chicco e Vani è un campanello d'allarme per Zenga. Verso la mezz'ora la svolta decisiva. Finalmente Evani tira una bordata delle sue su punizione e piega le mani a un tipo come Walter Zenga. È il suo primo gol blucerchiato, ma è anche la garanzia per gli uomini di Eriksson di giocare più in scioltezza. L'unico indomito nell'Inter resta Nicola Berti e ci vuole tutta la classe di Pagliuca per tirare via dalla porta un pallone maligno destinato al pareggio. L'Inter sembra ricaricarsi nel finale, anche perché Mancini si procura uno stiramento al bicipite femorale destro. Ma a tempo scaduto è la Sampdoria a mettere il sigillo di un giovanissimo, Amoruso, a un punteggio fin troppo forse perentorio. Negli spogliatoi c'è chi pensa alle coppe e chi al campionato. Ma è chiaro, il secondo posto sarebbe bello, però a questo punto mancano pochi giorni adesso e tutta la concentrazione deve essere vincere questa Coppa, e se riusciamo a fare questo. Sì, sicuramente ci penalizza il risultato di parecchio, perché secondo me abbiamo fatto una buona gara, abbiamo sbagliato i primi 15 minuti del secondo tempo e giustamente la Sampdoria ha fatto gol. Adesso bisogna pensare a questo campionato che è tornato ancora minaccioso per quanto riguarda la lotta della Serie B, perché purtroppo l'Inter deve pensare a questo, deve pensare alla Roma, a fare due punti con la Roma per poi pensare a questa finale di Coppa UEFA, che se ne è parlato un po' troppo in questi giorni. Ma averne di giocatori come Berti sicuramente è un giocatore molto importante per l'Inter, per il carattere che ha, credo che dia un qualcosa in più soprattutto anche per i propri compagni. Ha un carisma incredibile, lotta sempre dal primo all'ultimo minuto, cerca sempre la palla, si inserisce sempre molto bene. Io credo che questo sia veramente un grandissimo giocatore e loro lo hanno ritrovato, e quindi mi auguro che possa fare ancora bene per l'Inter. Fare il capo espiatorio sempre ti stanca alla fine, ti distrugge, per cui meglio così, speriamo che finisca bene. Walter Zenga confessa a Cinzia Maltese di non veder l'ora di andare in vacanza, Ruben Sosa dubita di poter coesistere con Berti. Il futuro dell'Inter presenta molti punti interrogativi. Dopo il pareggio con la Roma ed i risultati della penultima giornata, per fortuna dei nerazzurri la classifica si è fatta meno pesante e Vienna sembra per tutti la tappa più importante della stagione. La partita del Prater col Salisburgo offrirà ai nerazzurri l'occasione del riscatto dopo un campionato deludente. La Coppa UEFA in effetti sarà la Coppa del Perdono, da regalare ai tifosi in segno di pace. Ma Marini diffida dell'avversario. La squadra, a mio giudizio, fra le migliori in Europa, perché anche se parecchi non sono convinti di questo, una squadra che ha battuto due squadre tedesche, una squadra portoghese, una squadra che noi rispettiamo e che affrontiamo con serenità, ma convinti di affrontare una squadra forte. Diciamo che in Coppa, quando fai gol in trasferta, sei avvantaggiato. Noi andiamo lì giocando per far gol. Martedì niente Fontolani e Scialino squalificati. Anche il Salisburgo di Bari ci avrà problemi. Sono tre i giocatori sospesi dall'UEFA, Jurkiewicz, Jutter e Firesinger. Inoltre Garger è infortunato. Gli austriaci sono più abili nel difendersi che nell'attaccare ed i nerazzurri sperano di addentare al Prater, dove i loro antenati vinsero la prima Coppa dei Campioni, la fetta più importante della torta europea. Sgro, primo gol in AE con Dan Interista, numero 14 del torneo, 31 punti in 34 incontri, 11 raccolti nelle ultime 18 partite, salvezza risicata, Coppa UEFA solo i 90 minuti, dal Prater a Bergamo, pazza Inter, pazza o che altro Marini? Io penso che i 31 punti che abbiamo conseguito in campionato siano l'effettivo valore di questa squadra. Caldo e buon pubblico, al quarto d'ora Fontolan si frattura il dito mignolo della mano sinistra nello scontro con Morfeo, verrà sostituito nella ripresa. Primo tempo sotto il segno di Saurini, il centravanti dell'Atalanta sfiora ripetutamente la marcatura, quando stacca scatta l'allarme davanti a Zenga.
L'Inter gioca con sufficienza e quindi paga dazio. Al 41esimo Orlandini mette a sedere prima Battistini e poi Zenga. In pieno recupero Pairetto non si lascia condizionare dal controllo poco pulito di Berti e dalla posizione di Sosa che di destro supera Pinato. 16esima marcatura, la 36esima in due campionati, potrebbe essere l'ultima nell'azzurro per l'uruguagio. Nella ripresa si naviga a vista con qualche leggero moto ondoso, il solito Saurini, il solito Orlandini. Bergkamp fluttua, poi esce. Al 38esimo l'Inter ritiene già ampiamente chiusa la seduta. Sgro ha fatto e Zenga non arriva sul sinistro da cornice. Il presidente Pellegrini bofonchia un "li ho visti un po' fiacchi", Ferri qualcosa di più. Noi siamo una squadra che quando non ci sono dei grossi traguardi da raggiungere non riusciamo a tenere la tensione giusta per affrontare la partita. Arrivederci Atalanta, arrivederci Valdinoci. Ha fatto un grosso acquisto secondo me, scegliendo Mondonico che conosce molto bene l'ambiente nerazzurro e poi con un manipolo di giovani che piano piano bisognerà inserire, credo che faranno un po' la fortuna di questa Atalanta.